Dunque, siamo in diretta dall'esterno dello stadio San Paolo, grande delusione per un pareggio che è arrivato nei minuti di recupero, però per onestà intellettuale bisogna dire che Napoli, a parte il gol di Cavani dopo pochi minuti, il Napoli non ha prodotto quasi nulla, è una squadra un tantino allo sbando anche fisicamente, da mettere in evidenza che purtroppo il gol è arrivato probabilmente nel momento meno opportuno. Napoli ha sofferto tutta la ripresa. Però attenzione, è inutile sparare sulla Croce Rossa, perché a questo punto bisogna dire, ieri sera c'è stata una partita, non li voglio nemmeno citare perché si trovano là sopra, sono squadre che probabilmente non hanno nulla a che fare con noi, mentre quelle panchine, quelle tribune fanno parte di giocatori importanti, il Napoli è questo il gap. Oggi è rientrato il Matador, ha fatto gol, però se guardiamo le prestazioni, Pandev ancora una volta è un giocatore che ha un'autonomia di un'ora, anche quest'oggi l'ha confermato, ma la cosa ancora che deve far pensare è che purtroppo qualcosa nell'ambiente si è inclinato, ma quando dico ambiente non parlo soltanto, non parlo dei giocatori perché i giocatori, lo spogliatoio è ancora compatto, quando c'è stato più di una volta qualche gioco e fraseggio non appropriato sono partiti fischi e bordate. La verità è una sola, bisogna essere onesti fino in fondo, questa è un'ottima squadra quando ci sono tutti i titolarissimi, quando non ci sono tutti i titolarissimi è una squadra che va in difficoltà. Con una differenza, l'anno scorso avevamo Gargano e Lavezzi, buoni o non buoni, erano due giocatori in più. Quest'anno ci sono addirittura meno due giocatori di quello spessore e soprattutto, ahimè, bisogna dirlo, in panchina non c'è quasi nessuno che potrebbe scatenare la fantasia al posto del Matador e di qualcun altro. Poi una volta per tutte sgombriamo questo equivoco. Lorenzo Insigne, 21 anni, non si può pretendere la luna da questo calciatore. Questo è un calciatore che può dare tantissimo, ma sicuramente non è il salvatore della patria. Quindi io chiedo e giro a voi. È meglio mettere in campo un Pandev in questo momento a Bullico con tre quarti d'ora di autonomia, qualche tifoso diceva ancora a Pechino, oppure puntare tutto su questi giovani, perché altrimenti si va in contraddizione. Mentre dicono le altre squadre fanno giocare i giovani, noi perché non li impieghiamo? A me dispiace dirlo, lo dico pubblicamente, Aronica ha commesso un grandissimo errore e su questo non c'è dubbio, ma credo che la chiave di lettura del match sia 5 minuti prima, quando altrettanto clamoroso ed incredibile è stato l'errore di Marek Hamšík. Perché non è possibile a porta vuota sbagliare un gol del genere. Quindi metti questo e metti quello, che succede? Che prendi la beffa e a questo punto siamo in fascia protetta, non posso dire che cosa penso, diventa tutto più difficile. Signori cari, il Napoli è questo, se il Napoli finisce al terzo posto sicuramente ottiene un grandissimo risultato, ma soltanto l'ambiente può aiutare questa squadra. Poi sicuramente ci sono i fenomeni di turno, ultimo esempio, il fenomeno più è stato l'arbitro Valeri, che addirittura a un certo punto sembrava quasi che aspettasse l'attimo propizio, però la vera realtà è un'altra. Il Napoli è un momento di difficoltà, io non so se il presidente era in tribuna, lo hanno visto tutti, sono partite bordate di fischi, ma è una squadra che, ripeto, ancora una volta ha delle difficoltà e le difficoltà non si possono superare con la bacchetta magica o con l'attesa di Silvano Magozzurlino, perché tutto questo non succede. A questo punto ci sono tanti tifosi, ripeto, il rammarico è tanto perché oggi se Napoli vinceva, la Lazio ha preso 4 gol a Catania, si creava questo gap che era molto importante per il proseguo, perché attenzione, le prime 3 posizioni si giocheranno, le prime 2 oramai tra la Juventus e l'Inter, perché sono loro quelle più accreditate, poi dietro c'è Lazio, Napoli e Fiorentina, tranne un ritorno clamoroso di qualcun altro, i giochi sono questi. Se qualcuno lo capisce e vuole ottimizzare questo giocattolo, basta poco, però attenzione, i floccari non cambiano la vita, Rolando Bianchi non cambia la vita, noi, Cristiano Ronaldo, qualche amico mi dice, ma non solo la vita, cambierebbe anche la fantasia delle donne, questa è la verità. Quindi è inutile dire, venga qua, è inutile parlare a post-scappo, venga qua, perché a me io non sono né il presidente né il bigone, venga qua. Allora, ma non fammi capire, almeno me lo devi far capire a me. Se vuoi parlare lo dici là, perché, scusa, come ti chiami, scusami? Antonio. Antonio, piacere. È inutile arrabbiarsi e poi non dirlo. Chiaramente Antonio dice,
bisogna investire, lo dicevo prima. Ci vogliono i soldi, noi che noi veniamo 40.000 a San Paolo e poi all'ultima ce ne andiamo tutti rammaticati. Per colpa di chi? Per Dossena, per Alonica, per chi? Per De Santis, ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma non possiamo fare sempre queste cose qua? Ok, comunque sono d'accordo con l'amico, se Amesic fa gol, tutto il resto sono già. Niente, bisogna chiudere il primo tempo la partita. Non giocare là dietro con Cannavaro, Gamberini, i passaggini. Bisogna chiudere il primo tempo. Perché l'errore fatto da Aronica lo poteva fare. L'errore di Aronica lo poteva fare pure Cannavaro oppure Gamberini. È una partita da chiudere il primo tempo. E poi giochi come vuoi. È giustissimo che non si deve arrivare a quello risultato, arrivare al 90esimo ancora 1-0, però oggettivamente non c'è nessuno, perché se c'è Maggio, che per esempio a Torino non ce la fa più, non può mettere Messo perché è ridicolo, teniamo Aronica dietro che Aronica purtroppo ha già fatto un errore, però giustamente abbiamo grandissima riconoscenza, però Aronica è Aronica. Cioè noi giochiamo giovedì in Coppa UEFA. Chi gioca giovedì in Coppa UEFA? Chi era di oggi? Gioca Grava, gioca Aronica. Andiamo a fare una figura in merda. Anzi, la facciamo in casa. E io tengo già biglietti in da sacco. Non è Mazzarri. Questa è una squadra che senza Mazzarri finisce undicesima. Questa è una squadra che, tant'è vero, se oggi la gente non è d'accordo con Mazzarri, quando il Toscano è uscito, tutti hanno capito e hanno applaudito, perché signori cari, questo è un bravo. Era il minimo, perché Mazzarri è l'unico che ci mette la faccia. Il presidente Roberto, il presidente ci ha contato 3 volte, se vi ricordate, che ha acquistato Vargas. A gennaio abbiamo speso 11 milioni per Vargas, a giugno vende la Vezza, abbiamo speso 11 milioni per Vargas, a gennaio prossimo c'è di nuovo che ha preso Vargas, ma su Vargas che appare a uscire cartone animato. Però oggettivamente, ma quante volte, quello è stato bruciato perché è un buon giocatore, ma non può giocare né quinto a centrocampo, non è neanche una seconda punta, è un terzo di un tridente, deve giocare terzo. Basta, il Napoli non è adatto per giocare così, quello che è lo problema suo. Grazie Roberto. Allora, vieni qua. Forza Napoli! E allora, come vedete, il rammarico c'è, però la realtà è questa. Ci sono anche vari colleghi, sono d'accordo quando si dice ci manca qualcosa per questo. E allora, ciao a te, buonasera. E allora, il rammarico è tanto, però io credo che bisogna essere onesti fino in fondo. Questa è una squadra che ha varie lacune, fino ad ora abbiamo gioito tutti perché andava tutto bene, qualcosa si è incrinato perché non sempre si può vincere, la piazza è esigente, si aspettava dopo prima del big match con la Juventus a Torino chissà che cosa, però come ogni campionato a un certo punto i valori vengono a galla. Esatto, anche perché questa squadra sta facendo quello che può, l'abbiamo detto dall'inizio del campionato, il pubblico ha manifestato proprio questo suo disappunto contro la campagna acquisti, se lo vogliamo chiamare campagna acquisti, che ha fatto il presidente, e quest'anno non stiamo vedendo il tutto esaurito allo stadio, e non lo abbiamo visto anche con la squadra al primo posto, proprio perché insomma va dato grande merito a questo gruppo per quello che sta facendo, che veramente sono miracoli. Sbaglia Mazzarri quando li manda al massacro, così come è avvenuto in Europa League, però il fatto di avere 7 con questo di oggi, 8 punti magari in più dell'anno scorso, è soltanto un merito di questa squadra. Che poi accadono le cose come quelle di oggi, che Aronica commette veramente un errore grossolano, però lo sappiamo, lo sapevamo l'anno scorso che questa squadra andava rinforzata in difesa, e purtroppo non sono arrivati questi famosi rinforzi in difesa. Io dico che accontentiamoci, perché più di questo non possiamo avere, insomma, e secondo me già mantenere il secondo, terzo posto è un miracolo, non facciamoci illusioni, e soprattutto non cominciamo a fantasticare su gennaio, perché a gennaio abbiamo preso, consenti Minello, tanti bidoni, abbiamo preso Vargas, che altro mi ricordo, Santa Croce, mi ricordo Datolo, mi ricordo altri grandi nomi della squadra. Io concordo con te, questa è una squadra che come organico sicuramente viene dopo 3-4 squadre minime, inutile nasconderci, l'Inter non si discute, la Juventus ha 3 squadre,
la stessa Roma che va in difficoltà, ma là c'è un problema di fondo, dico, ahimè, dispiace, è la Lazio, esatto. Superiore a quello del Napoli, io credo che se Petkovic avesse avuto più tempo per amalgamare la squadra e lui stesso amalgamarsi con il gruppo, la Lazio sicuramente non andrebbe incontro a disfatte come quella di oggi a Catania, insomma, è una squadra sicuramente più solida rispetto al Napoli e... C'era per esempio il caso Sampdoria, ad inizio campionato abbiamo parlato tutti della Sampdoria, però anche lì sapevamo che era un fuoco di paglia e infatti la Sampdoria si è sgonfiata. Altre due squadre interessanti in prospettiva futura, oltre a Catania, secondo me è proprio la Fiorentina. Sicuramente. I Della Valle sono stati duramente contestati, hanno fatto una campagna acquisti degna di questo nome e adesso stanno lavorando e sicuramente costruiranno qualcosa di buono. Devo dire che aggiungere altro sarebbe superfluo e certo ora viene il momento difficile, nel senso che non sarà tanto gestire il mercato di gennaio ma soprattutto gestire l'ambiente perché noi siamo molto morali. Sì, questo sicuramente è così, ti ripeto, il pubblico ha cominciato a non affollare il San Paolo e questo per un pubblico caloroso che ha pagato 100 euro per un distinto per Napoli Chelsea non se lo merita, insomma questo pubblico merita ben altro, non è il... aggiungo un'altra cosa, oggi pioveva in tribuna, la gente in tribuna positivo, il biglietto costa una certa cifra, si doveva coprire perché ci pioveva, è un fatto veramente grave. Questa è un'altra storia, non tocchiamo l'aspetto tasto, altrimenti insomma andiamo... Però è la realtà. Se tocchiamo il tasto stadio andiamo in onda fino a domani, insomma. Ecco, solo questo, domani... varie pezze. E vissero felici e contenti. Grazie mille. Certo, grazie a voi. Devo dire perfetta la disamina del collega, ma soprattutto non avevo dubbi. A questo punto mandiamo un attimo la pubblicità. Nel frattempo ricordo un altro compagno di viaggio, Celiento Bomboniere. Che bomboniera all'ultimo a tutto, quest'oggi a San Paolo, soprattutto punto vendita a Caivano, appunto con sede a Caivano, Celiento Bomboniere. Ripeto, il dubbio è questo, più clamoroso l'errore di Sasaronica o l'altrettanto clamoroso errore di Amsic che chiudeva la partita? Questo non lo potremo mai capire, una cosa è certa, l'amare è tanto e il Napoli purtroppo, ahimè, ha perso una grandissima occasione per creare il divario tra lei e la Lazio. A dopo, sempre dall'esterno del San Paolo per la diretta con i tifosi. Siamo ritornati in diretta dall'esterno del San Paolo con il solito dilemma. Più clamoroso l'errore di Amsic o il regalo fatto da Ronica al Torino? Questo non lo potremo mai sapere, ripeto, tranne il pareggio 1-1. Se quella palla fosse entrata dentro, ora stavamo parlando di tutt'altro match, che sul 2-0 Ronica poteva anche a quel punto non entrare più perché era tutta un'altra partita. Ma a parte tutto, l'amaro in bocca c'è un Napoli che purtroppo nelle ultime due partite, con due squadre normali, Atalanta e Torino, raccoglie soltanto un punto e con questi numeri sicuramente... non si può puntare, voglio dire, a quello che tutti pensavano, sognavano, ma in realtà, diceva prima il collega benissimo, bisogna stare tranquilli, se il Napoli finisce nelle prime tre, per come sta andando, è veramente un clamoroso risultato in positivo, perché tutti si stanno organizzando e voglio dire, comunque siamo lì sopra e il Napoli può solo perdere questo traguardo. Certo, domenica si va a Genova, giovedì c'è l'Europa League, a questo punto già immagino un altro discorso, se l'Europa League serve o non serve. Certo, a questo punto dovrebbe scendere in campo il Presidente e dire effettivamente di che morte moriremo e soprattutto da grandi che cosa vogliamo fare. E allora, continuiamo il nostro viaggio di opinioni, tanto amare in bocca, ma a prescindere dal pareggio in extremis a tempo scaduto, nel secondo tempo il Napoli ha pensato soltanto a difendersi, c'è stata quella palla clamorosa di Amsic, ripeto ancora una volta, il dubbio è se più clamoroso l'errore di Amsic o il pareggio di Aronica, che se fa gol Amsic non si parla più di nulla, però un grande campione davanti a quella situazione non può sbagliare, che credo che sia veramente una cosa grossolana. Guarda, io penso sicuramente l'amaro in bocca è tantissimo, c'è e comunque anche i tifosi non si meritavano questo tipo di partita, ma soprattutto questo tipo di prestazione, perché come dicevi infatti tu, il primo tempo io ho visto comunque un Napoli molto più reattivo, nel secondo tempo il Napoli pensava soltanto a conservare il risultato ed è una cosa risaputa che se appunto il Napoli non pressa, non attacca, oltre ovviamente comunque a cercare di limitare le pecche difensive,
può comunque correre ovviamente nel rischio di essere rimontato, soprattutto visto e considerato che era 1-0, un solo gol, una sola rete, quindi non c'era comunque un risultato abbastanza netto. Ovviamente io comunque sottolineo sempre le defaillance della nostra difesa, perché il reparto difensivo ha bisogno assolutamente di essere rinforzato, e io mi rivolgo proprio al Presidente, perché il Presidente molto spesso ha parlato, sì, rinforzerò la difesa, però quante volte lo ha detto? Lo ha detto a gennaio scorso, lo ha detto quest'estate, sì, sicuramente si parla magari di Gamberini, ma parliamoci chiaro, cioè noi abbiamo bisogno non soltanto di titolari di qualità, noi abbiamo bisogno comunque di panchinari, di riserve che possano fare bene, che comunque non abbiano un certo dislivello con i titolari, perché lì si parla di vero e proprio dislivello nettissimo. Quindi sinceramente mi auguro che nel prossimo mercato si cerchi comunque di rinforzare questo reparto, perché altrimenti ne acchiapperemo sempre per questo. E poi sinceramente fare qualche cosa anche al centrocampo, in particolar modo sulla fascia sinistra, perché non è possibile che poi tutte le sante volte che non gioca Zuniga dobbiamo per forza obbligatoriamente contare su Dossena, perché comunque se andiamo vedendo è anche la fascia tra virgolette più debole, sempre ovviamente che Mazzarri voglia continuare a puntare su un gioco ovviamente inerente corsie. Poi per quanto riguarda proprio Mazzarri, io voglio dire, io comunque continuo a non tollerare il fatto del periodo sabbatico, cioè dell'anno sabbatico che lui si voglia prendere. Io posso anche capirlo, posso anche comprenderlo, però non di dirlo a inizio campionato, quello assolutamente sì, no. Però io voglio dire una cosa, qui non parliamo di bambini che hanno la paghetta, certo. Questi sono professionisti che prendono il fior di mio, quindi le dichiarazioni fanno parte del gioco. E il problema è questo, non è una giustificazione per loro, anzi, io noto che in alcuni di loro c'è un atteggiamento remissivo, ma questo non può essere colpa del tecnico, o ce l'hai o non ce l'hai come carattere. Sicuramente, questo sicuramente, però io quello che non ho visto sul campo, mi scusate il termine, però quello che non ho visto sul campo è stata la cazzimma. Perché per vincere questo tipo di partite c'è bisogno comunque di cazzimma, a prescindere che possano essere big e a prescindere da squadre che possono essere di seconda fascia. Perché questa squadra qui, a parte il fatto, mi dispiace dirlo ma è evidente, non è sicuramente una big, ma questa squadra io mi aspettavo comunque un Torino molto più aggressivo, molto più compatto e soprattutto molto più pericoloso. Ha avuto tante occasioni, non è riuscita a farne fruttare nemmeno una. Quindi comunque il Torino questa sera c'era, ma c'era poco, era una squadra comunque molto debole rispetto alle altre volte in cui l'abbiamo vista. Quindi devo essere sincera, è anche un peccato non soltanto per il Napoli ma soprattutto per i tifosi napoletani che giustamente al termine della gara erano arrabbiatissimi, ma io a loro do veramente tutto il mio supporto e li comprendo perfettamente. Perfetto, devo dire che c'è tanta amarezza nelle parole ed è giusto che sia così. Certo, due partite a un punto con Atalanta e Torino devono far riflettere assolutamente, perché chi punta a un posto al sole deve assolutamente fare risultato, non dico pieno, ma in due partite quantomeno portare 4 punti a casa, perché altrimenti succede quello che poi si è verificato. E concordo pienamente con lei quando dice, quando vinci 1-0 può capitare all'improvviso e bisogna chiudere le partite. Grazie mille. Grazie a te. Qualcosa? No, semplicemente concentrazione e lucidità fino al 90esimo, anzi al 94esimo in questo caso, perché fino a quando non c'è il triplice fischio finale una partita non è mai conclusa. Soprattutto a Napoli. Soprattutto a Napoli. Grazie mille, grazie. E allora, vedete, stiamo andando ancora ad oltranza dall'esterno del San Paolo. Nel frattempo stanno smontando, perché ci sono anche tra altre cose, sono alcuni tifosi del Toro presenti qui a San Paolo che tra poco partiranno, ma l'amarezza è veramente tanta, perché al 92esimo un regalo incredibile, Aronica, per chi non l'ha visto, palla all'indietro senza guardare se c'era l'avversario, verso De Santis si è inserito appunto il giocatore Granata, è superato in uscita De Santis, quindi l'1-1, una partita che Napoli era riuscito a portare a termine pur disputando probabilmente la peggiore partita in casa, come intensità soprattutto, tranne Berami che ha messo un po' l'anima ovunque, lo stesso Maggio nel primo tempo, nel secondo tempo un po' tutti sono diventati abulici, però credo che ancora una volta su tutti spicca Edison Cavani, quest'oggi punta centravanti, libero dei vecchi tempi, sul primo palo, sul secondo palo, palla spizzicata in difesa, giocata all'esterna, e questo deve essere non un monito ma lo spunto per i colleghi. I colleghi probabilmente che
devono capire che soltanto in questo modo si può andare oltre l'ostacolo. Ricordo, siamo in diretta dall'esterno dello stadio San Paolo di Napoli, tra la curva B e la tribuna Posillipo. Io chiedo a Pasquale Turco se posso andare ancora ad oltranza, oppure dobbiamo un attimino... Andiamo ad oltranza, perfetto. E allora, venga qua, la vedo amareggiato, venga qua, venga. Soltanto una parola, no, la vedo che ci ascoltava, ma soprattutto vedevo il suo volto molto molto amareggiato. Sinceramente siamo nella uva dei torinisti, che sul suo sono molto amareggiato. Bisogna fare pulizia, cioè, si deve aronica, sì, bisogna fare pulizia, cioè, no, se vogliamo andare in alto, se no siamo bene dove siamo. Ha ragione, bisogna capire, dicevo, di che cosa, da grandi che cosa vogliamo fare. Certo, come diceva anche pure prima la collega, ci vogliono giocatori sicuramente un attimino più reattivi quantomeno, però questa è una squadra che sta ottenendo il massimo sforzo, credo, per le potenzialità che ha. Perché in rapporto allo scorso anno abbiamo un Gamberino, un Berano in più, però abbiamo sicuramente un Gargano, e ieri si è visto, altro che Brocco, sottolineo, in grassetto e in corsivo, ha giocato un match, soprattutto la ripresa è stato lui, a un certo punto sembrava King Kong, sembrava uno contro tutti, e poi il Pocio, per quanto poteva essere scarso, così qualcuno l'ha definito, era uno che nelle partite spaccava tutto e faceva divertire tutti, però Napoli dimentica tutto e subito. E allora, vedo anche Maria Villani, Maria vieni qua. Per qualche domanda, tanta amarezza, ma soprattutto non si possono regalare questi punti, è veramente inverosimile. Giro a te questa domanda. Chiedo scusa, più clamoroso, l'errore di Hamsik per chiudere la partita o quello di Aronica? Bella domanda, buonasera a tutti. Intanto non so se si vede, ma sono arrabbiatissima, sono delusissima, ma io mi riallaccerei alle parole della collega di prima. Non è tanto più clamoroso l'errore di Aronica o l'errore di Hamsik, quanto l'errore di impostare una partita sulla melina e sul fraseggio. Perché in continuazione passare la palla in laterale e non provare degli scatti in profondità? Perché... gli scatti in profondità ci voleva un giocatore come il Pocio Lavezzi. Questo giocatore non ce l'hai più e quindi giochi in orizzontale, per arrivare lì davanti ci vogliono 2 giorni. Sì, ma è stato veramente esagerato. Oppure tentare di inserire Insigne un poco prima per cercare di creare degli spazi in più. Perché non gioca secondo te? Bella domanda, sarebbe da girare a Mazzarri. Per quanto mi riguarda, se io mi immaginassi al posto di Mazzarri sulla panchina, lo proverei di più e lo farei giocare, perché altrimenti si incorre in un brutto pericolo, mio modestissimo parere. Si incorre nella paura di sbagliare, ed è la paura che credo che stia paralizzando abbastanza i giocatori del Napoli, cioè la paura di arrivare sempre più in alto, la capacità di saper gestire determinati traguardi, determinate posizioni di classifica, aumenta con il tempo. Allora ci vuole una personalità forte o delle personalità forti che siano in grado di tenere le fila di questa situazione. Le personalità si acquistano con... con l'abitudine a stare in alto, con la calma, con la consapevolezza e con l'umiltà continua, altrimenti non si va da nessuno. Ma con questi giocatori dove si può arrivare? Con questa squadra? Bella domanda anche questa, dove si può arrivare? Sicuramente credo che stasera, questo pomeriggio, il Napoli non abbia espresso il suo valore migliore, e sicuramente, anche se magari i giocatori sono medi, quello che può esprimere è molto di più. Questo assolutamente non è accettabile, perché un anno fa, 2 anni fa, il Napoli era molto più leone in campo, era molto più reattivo e lottava fino all'ultimo. Perché adesso questo non si vede? Perché il Napoli ha cambiato e non si è rinforzato, questa è la verità. Oppure forse è cliccato qualche cosa nella mente. Grazie a Maria Villani, come sempre. Allora, nel frattempo siamo sempre in attesa che escano pure i tifosi del Toro, voglio dire. Allora... buonasera Marco, soprattutto tanta amarezza, il risultato sicuramente è quello che poi ho deciso sul tutto, però una squadra non reattiva come le altre volte, ci sono delle lacune anche non solo tecniche e tattiche, ma anche fisiche, noto in alcuni calciatori, però amarezza è grande, perché fino a prima del match di Torino si sognava in un certo modo, ora bisogna essere convinti, concentrati e supportati dall'ambiente, perché altrimenti si rischia poi di andare incontro a bruttissime figure.
fisiche e caratteriali anche in alcuni casi, perché un Napoli inspiegabilmente remissivo per 80 minuti dopo quel bel gol iniziale che magari ti fa pensare ad una partita tutta in discesa, e poi una squadra che non tenta mai di offendere il Torino, anzi l'aspetta in contropiede, non parte con velocità, ma si vedono tantissimi passaggi, soprattutto di Maggio verso Campagnaro, su quella fascia non si è mai corso, quando c'era un uomo in più c'era la possibilità di approfittare di Maggio e Pandev su quel lato. Il Napoli quest'oggi era strano, e penso che Mazzarri l'aveva anche detto in conferenza, che avremmo visto un Napoli diverso, ed effettivamente oggi era un Napoli diverso, penso che l'abbiano notato tutti. Ho notato soprattutto nelle tue parole il fatto di Maggio con Campagnaro, è successo più di una volta, a metà del secondo tempo addirittura c'è stato come uno stop, il giocatore si è fermato, parlo di Cristian Maggio, ha scaricato sulla destra senza cercare di offendere, uno spazio da attaccare che era vuoto, e quindi questo forse è il vero campanello d'allarme. È vero, abbiamo visto un Napoli remissivo, un Napoli stanco, un Napoli che non aveva la voglia di offendere, quello che poi vediamo spesso nelle altre squadre, la Juventus, l'Inter, sono squadre che attaccano anche sul 2, sul 3-0, il Milan ieri sera ha continuato ad attaccare con tutto l'organico fino al 5-1 finale, ed è dal Napoli questo ci aspettiamo per poter raggiungere la vetta della classifica, per poter continuare quel famoso sogno, che Napoli sull'1-0 continui almeno per tutto il primo tempo ad attaccare, invece nel primo tempo il Torino è andato vicino al gol con Bianchi un paio di volte. Un paio di volte la classifica, a 6, a 5 praticamente dalla prima, a 5 dalla seconda, chiedo scusa, a 5 dalla prima, a 4 dalla seconda, però attenzione, c'è la spada di Damocle da prendere in considerazione sul processo calcio scommesse, pure questo potrebbe incidere sulla classifica, quindi come diceva giustamente Marco, bisogna mettere l'anima su tutto per poter tentare di rimanere attaccati lì sopra. Anche perché la Fiorentina dietro fa paura, la Lazio ha avuto un brutto scivolone oggi, ma la Fiorentina oggi ha giocato una partita incredibile, sono giocatori tutti di gran classe che stanno entrando nel modulo di Montella, che è comunque un allenatore che piace molto anche da queste parti, quindi bisogna stare attenti anche dietro, perché poi si pensa tanto alle prime posizioni, alla Champions League, ma poi se ti arriva qualcuno da dietro e ti supera, tu rischi di fare un'altra stagione tra virgolette fallimentare, in cui non hai pensato all'Europa League, non hai pensato al campionato, e alla fine è un brutto anno, e qua a Napoli nessuno si accontenta di un quarto posto. Grazie Marco, quello è il problema, probabilmente nessuno si accontenta di un quarto posto. Credo che sia veramente tutto dall'esterna dello stadio. Raffaele, vieni qua a volo, giusto un saluto a volo a Raffaele Russomando. Ciao, hai sentito un po' tutte le opinioni? Sì. Un sunto su tutto quello che hai ascoltato. Beh sì, Nello. La tua opinione chiaramente. Ah beh, ci mancherebbe altro. Qua stiamo sottolineando ormai più contro che i pro del Napoli. Oggi purtroppo un brutto pareggio dovuto, io ti ho una risposta te la voglio dare, forse più dovuto all'errore di Aronica che all'errore di Hamsik sotto porta, perché comunque sia, con l'1-0 tu ti portavi 3 punti a casa. Però sul 2-0 a porta vuoto è finita la pratica, è un gol clamoroso. Certo. Ed è seconda volta, Bergamo è contro, appunto, contro il Toro. Hamsik ha avuto la possibilità, non si discute il giocatore, per i campionissimi devono essere cinici. Certo, come l'è stato ecco Cavani in più che altro nel primo tempo, ecco, però parliamo anche di due ruoli differenti, ecco. Bisogna rimboccarsi le maniche e permettimi di dire solo una cosa, vabbè, Mazzarri nella conferenza stampa prepartita diceva a me interessano più i 3 punti che la prestazione, ecco, in questo caso il Napoli deve maturare ancora ulteriormente, non so se anche con il tecnico, ma sicuramente nella prossima partita ci aspettiamo di più. Il Napoli sempre e comunque, ci mancherebbe. Questo a prescindere, il Napoli domenica è di scena al Marassi contro un Genova che sta in acque veramente agitate, questo deve riflettere, non avrà Mazzarri perché è squalificato, era già in diffida, essendo stato già espulso praticamente nella partita sempre a Genova contro la Sampdoria. Quindi cosa dire? Aspettiamo l'evolversi, nel frattempo giovedì c'è l'Europa League, mi aspetto anche le dichiarazioni di quello che sarà, ma l'amarezza è tanta. Napoli ancora terzo con una variabile però, se oggi vinceva il Napoli si metteva, pensate, un attimino lontano dalla Lazio. La Lazio è ancora attaccata al Napoli, pur avendo 4 punti di ritardo, non vorrei sbagliarmi, appunto, e quindi cosa dire? Accontentiamoci di questo, ma contro Atalanta e Torino, chi punta a qualcosa di importante non può ottenere un solo punto, altrimenti veramente c'è da recriminare. Ripeto ancora una volta, si conclude qui in diretta il collegamento dall'esterno del San Paolo di Napoli, Napoli-Torino 1-1, il Torino resta imbattuto in trasferta, per il Napoli tanto, ma soprattutto rammarico, ma tantissima mare in bocca per un risultato che non è venuto. Linea di nuovo allo studio, ma soprattutto, ricordo ancora una volta, Capri Event, la TV dei grandi eventi. Buonasera a tutti, da Nello Tirna.
Buonasera, buonasera amiche ed amici sportivi di Capri Event, il 271 del digitale terrestre pronto per approfondire Napoli-Torino, un commento amaro sicuramente per come si era messa la partita. Napoli stava portando a casa i tre punti con un gol, il settimo in campionato del Matador di Edinson Cavani, che ha anche sfruttato l'incertezza del portiere del Torino, però negli ultimi minuti Salvatore Aronica, perché dobbiamo dirlo, dobbiamo fare nome e cognome, così è andata, ha regalato il pareggio al Toro di Ventura, regalato tra virgolette perché poi il Torino male male non si è comportato in campo. Ne parliamo con il nostro parterre, questa sera presente come sempre dai portali che mi supportano con sorrisi e palloni. Intanto prima voglio ringraziare Nello Odierna per lo straordinario lavoro dall'esterno dello stadio San Paolo, non era facile contenere tutta quella rabbia dei tifosi, complimenti al nostro guerriero, avete visto terzo tempo che si è aperto proprio dall'esterno dello stadio, tra la curva B e la tribuna Posillipo, con i numerosi tifosi e anche qualche collega ai microfoni di Nello Odierna. Allora, partiamo invece con il parterre, gioco di parole come sempre, da napolisoccer.net, il mio grande amico Antonello Greco. Buonasera Bruno, buonasera agli ascoltatori. Poi andiamo verso il centro del centrocampo, www.soccermagazine.it, abbiamo fatto il lunedì, il martedì, voi vi siete messi in fila, bene così, Gennaro Arpaia. Ciao Bruno, un saluto a te e a tutti gli amici da casa. Abbiamo da iamnaples.it, lui segue la primavera che sta dando molte più soddisfazioni negli ultimi periodi rispetto alla prima squadra, ma è un momento, è un periodo, parleremo anche di questo, ovviamente con noi Alex Sacco. Ciao Bruno e a te e a tutti i telespettatori. E poi abbiamo lui, l'uomo di Napoli Calcio Life, che ci è venuto a trovare nuovamente, se l'è presa di festa ad Halloween, gliel'abbiamo perdonato, è tornato, la rima la concludo, Paolo D'Amato. Ciao Bruno e buonasera a tutti i telespettatori. Scusate se è mercoledì, ma sono presa di festa, ma l'abbiamo già perdonato, vai tranquillo, vai tranquillo. Allora, Gianni Orefice alla camera, Gerardo Ducci regia, il nostro Matador, tra poco anche Maria Grazia De Chiara, il mercoledì di Sorrisi e Balloni, Pianeta Azzurro, che era presente allo Stadio San Paolo e anche ai microfoni di Nello Odierna, quindi le diamo il tempo di mettersi in auto, superare da Fuorigrotta ovviamente tutta la zona nevralgica del centro città, arrivare ad Ercolano dove ci sono i nostri studi e stare con noi fino alle 20. Sì, siamo in diretta fino alle 20, abbiamo tante cose di cui parlare, ma il fulcro di questa domenica 4 novembre, giornata di San Carlo, è questo pareggio. Come è arrivato questo pareggio, ma soprattutto io la domanda la faccio dopo, adesso vi lascio un po' sfogare, iniziamo da Antonello Greco, la tua disamina di questo secondo pareggio in campionato del Napoli contro il Torino. Più di un passo indietro forse del Napoli in questo periodo, diciamo le avvisaglie delle ultime partite non erano infondate, bisogna incominciare a lavorare seriamente sul fattore psicologico della squadra. Secondo me il Napoli ha un'involuzione tecnica e tattica, tecnica perché alcuni dei suoi uomini più determinanti sono venuti a mancare, tattica perché hanno perso anche la lucidità e la compattezza di accompagnare sostanzialmente la squadra nelle azioni. Napoli non riesce neanche più a giocare in transizione come faceva in passato. Molti uomini forse anche fuori forma, Dossena su tutti va citato assolutamente, ha citato Salvatore Aronica perché è stato l'autore della papera che ha permesso al Torino di pareggiare a Sansone, mentre Dossena sulla fascia sinistra invece è quasi nullo. Il Napoli sappiamo benissimo che ha sempre prediletto il gioco sulle fasce, e Maggio non è nelle migliori condizioni, quindi deficitario sotto questo punto di vista. Il ritorno di Cavani è stato abbastanza determinante, devo dire, perché con Cavani in avanti il Napoli acquista un punto di riferimento non indifferente. I problemi più grossi sono nella parte nevralgica del campo, dove il Napoli non riesce a trovare ancora la quadra della situazione. Dove ha giocato Gemaili dall'inizio al posto di Gökhan Iller, ti ha convinto, sì, no? No, non mi ha per niente convinto, e la sostituzione fosse stata anche tardiva da parte di Mazzarri. Berami ha giocato abbastanza bene fino a un certo punto, poi è andato in affanno anche lui, quindi c'è qualcosa nella condizione fisica che manca. In difesa tutto sommato la squadra non aveva giocato male, anche perché non ha concesso quasi niente al Torino se non la distrazione nel finale. Lascia un po' l'amaro in bocca il pareggio all'ultimo minuto, certo, però bisogna dire che il Torino alla fine ha giocato abbastanza bene e un pareggio sulla carta l'avrebbe sicuramente meritato. Gennaro Arpaia, è il tuo pensiero dopo questa partita che si era aperta molto bene nei primi minuti, il Napoli subito in vantaggio dopo 6 minuti, poi che cosa è successo? Sì, ci aveva illuso con i primi minuti, soprattutto con il gol del ritrovato Cavani, che tutto sembrava fuori di un giocatore che tornava da un infortunio, sinceramente. La disamina è stata perfetta, posso soltanto aggiungerci che non è neanche tanto il risultato quello che ci interessa, ma una prestazione
scialba, poco vogliosa, avremmo difficoltà a trovare il migliore in campo, sinceramente. Forse Hamsik, che è stato un po' il giocatore che ha cercato di tirare fuori dal fango molti, molti compagni, ed è anche un periodo nero che va ad incastonarsi in un periodo che non lascia respirare il Napoli, perché giovedì avremo un'altra partita di ritorno al campionato a Genova, e non sarà sicuramente facile contro il Genova. Di Del Neri, tre sconfitte consecutive, quindi si giocherà con noi la panchina, e diciamo che non era già facile di per sé, non sarà facile anche in questo momento. Possiamo soltanto sperare che con il lavoro si possa ritrovare la forma dei tempi migliori. Alex Sacco, è un pareggio il secondo in questa stagione, 2 le sconfitte, 7 le vittorie. A voler guardare il ruolino di marcia non si deve essere pessimisti, è che stanno arrivando tutti insieme, pareggi e le sconfitte. Sì, paradossalmente il Napoli a Bergamo, pur perdendo, non aveva fatto vedere segnali negativi, soprattutto come costruzione della manovra nella ripresa a Bergamo. Oggi c'è stata un'involuzione, ma soprattutto mentale, perché paradossalmente il Napoli, dopo il vantaggio, ha pensato più a gestire l'1-0, ogni tanto a giocare in contropiede. La fortuna ha voluto che fino all'episodio di Aronica il Torino non ci aveva creato grossi problemi, però insomma una squadra che punta ai primissimi posti, come insomma il Napoli ha il potenziale, non può gestire l'1-0 e tirare a campare, come spesso si dice a Napoli. Quindi oggi è stata un'involuzione. Io continuo a dire che è un periodo così, però se continua così rischia che questo periodo non sia breve ma lungo. Speriamo che non sia così, ovviamente. È un periodaccio, Paolo D'Amato, oppure ti faccio una piccola provocazione, ma è una provocazione poi allargo a tutto il parterre, anche agli amici da casa. Tra poco vi diremo subito come potervi mettere in contatto con noi stasera, abbiamo anche al filo diretto, se vi va, se vi fa piacere, se avete voglia di inoltrarci delle domande, degli sfoghi, se vi volete esprimere, tra poco Gerardo ve lo ricorderà. Oppure, ecco la provocazione, Mazzarri non dà più quella grinta ai suoi calciatori, quella grinta che noi conosciamo benissimo e che ha consentito a Napoli di fare cose ben al di là dei propri limiti e delle proprie potenzialità. Guarda Bruno, io non credo che sia un problema di dare la scossa da parte del mister Azzurro. Io credo che si sia spenta la luce dopo la sconfitta della Juventus. Cioè, parli di quella del 20 ottobre? Quella del 20 ottobre, sicuramente, non lasciamo stare la Supercoppa. No, io pensavo quella di ieri, la sconfitta della Juventus di ieri. La sconfitta della Juventus, il Napoli che appunto perse a Torino contro la Juventus, e da lì forse il Napoli ha smesso di crederci. La squadra è sottotono, i giocatori, come diceva anche Antonello prima, non ci sono più sulle gambe. Pandev è inesistente, in campo non c'è, non so se dipende dal terreno di gioco che è pesante per via di queste piogge, perché oggi è piovuto, con il Chievo è piovuto, a Bergamo pioveva, Pandev è un giocatore tecnico, però ti posso dire che alcuni giocatori devono un attimino ritrovarsi. Cavani, al di là del gol, ha perso delle palle anche ai limiti dell'area, che un attaccante del suo calibro non può perdere. E dico, incominciate a piangere Cavani, Lavezzi che ti dà quello spunto in più per chiudere le partite, ecco, come l'azione di Hamsik, se lì ci fosse stato Lavezzi, oddio, superando il portiere, oppure magari con in alcune circostanze con la palla messa al centro, Cavani l'avrebbe buttata dentro. Concludo dicendo, De Laurentiis sta girando il nuovo film, passami la battuta, no veramente, i protagonisti saranno Raul Bova e Aronica, e poi il resto della squadra, immaturi tre, questa è bellissima, era quasi da chiusura di terzo tempo, l'abbiamo lanciata in apertura anche per far capire quanto si è amareggiati anche il parterre, però spazio agli amici da casa, buonasera, buonasera. Con chi abbiamo il piacere e l'onore di parlare? Onore mio, grazie, mi chiamo Gianfranco, chiamo dal Vomero. Gianfranco dal Vomero? Sì, grazie. Perfetto, Gianfranco, a te la parola, dici tutto. Se mi potete alzare anche un po' l'audio in studio, così riusciamo a far sentire anche agli amici del parterre, ai quali ovviamente verrà rivolta sicuramente qualche considerazione. Sentiamo. Un piccolo commento è che praticamente questa tattica di Mazzara
Sarri è sempre difensiva, non si può giocare, per faccio l'esempio del Torino, che gioca il 4-2-4 con il 3-5-2, non è possibile, si crea uno spazio da tutti i punti di vista, quindi questa è una partita da fare con il 4-4-2 e giocare sacrificando molto il centrocampo, insomma, ma come si fa? È vero che avevamo vinto, ma voglio dire, non è che si vince 1-0, bisogna anche chiudere le partite. E poi abbiamo un calo di forma, sono d'accordo con voi, su 4-5 giocatori, i nomi li avete già fatti, quindi c'è qualcosa che non quadra, una sensazione che tra la squadra e Mazzarri ci sia qualcosa di negativo, e questo vorrei il vostro parere. Gianfranco, prima di salutarti, secondo te può centrare il fatto che Mazzarri in tempi sbagliati abbia detto di volersi probabilmente prendere un anno sabbatico, secondo il tuo punto di vista? Dal punto di vista psicologico è proprio negativo quello che ha fatto. E da un altro punto di vista, quello praticamente dell'ipotesi di andare via a fine anno, non si anticipa assolutamente niente. Io credo che tutto sia nato da là, insomma. Però ci sono dei fatti di tattici, insomma. Cioè, questo è un allenatore che non cambia mai la sua tattica, che non legge la partita, insomma, io devo dire sono dispiaciuto, ma questo Napoli merita molto di più, anche come allenatore. Speriamo bene. Grazie Gianfranco per il tuo intervento. Allora giro subito al parterre queste considerazioni. Parto dall'ultima: Mazzarri non cambia, non legge la partita e il Napoli merita un altro allenatore. Insomma, è quasi come un venditore che c'è il suo disco vendita e qualunque cliente gli va a vendere quel prodotto in quel modo, cioè prescinde dall'avversario. Questo ci diceva Gianfranco. E infatti il 4-2-4, che poi è un 4-4-2 col centrocampo molto alto, il pressing alto di Ventura, non si doveva affrontare col 3-5-2. Antonello, è tanto è vero che passavano alla difesa 5 sostanzialmente. Il momento in cui sono dovuti avanzare gli esterni del Torino, difesa 5, quindi voto a centrocampo, è rimasto in balia del Torino. Al di là di questo, ha detto una cosa interessante l'ascoltatore. L'uscita di Mazzarri in tempi non sospetti, come hai sottolineato tu, è stato un errore di comunicazione. Io adesso, noi penso tutti, non sappiamo quali sono i rapporti fra giocatori e Mazzarri per quanto riguarda la permanenza, se sanno, se percepiscono qualcosa, ma sicuramente un po' di insicurezza avrà pure potuto infondere in qualche elemento e quindi questo ha potuto avere delle conseguenze negative. Poi per il resto voglio dire, sono... L'altra considerazione che mi avevi chiesto era... Non cambia e non ecco, legge perfettamente, le ho detto spesso, Mazzarri è uno che prepara così meticolosamente le partite durante la settimana che poi gli viene difficile cambiare in campo, perché si convince così tanto delle proprie idee che poi ha difficoltà a cambiare, perché poi li fa i cambiamenti ma sono fuori tempo. Dovrebbe anticipare alcune sostituzioni come oggi Zemaili per esempio, come Aronica al posto di Dossena forse fin dal primo minuto, al di là dello sfortunato episodio, perché avrebbe contenuto meglio Cerci sulla fascia destra. Gennaro, forse non avrebbe sbagliato. Paolo. Forse non avrebbe sbagliato perché magari essendo in ritmo partita magari quell'errore sì. non ti viene da, certo. da commettere. Là è stato un errore madornale, non puoi fare un passaggio, è un gol regalato, un passaggio così scellerato, cioè neanche bambini e scuole di calcio ti insegnano a fare questi passaggi così scellerati. Ma è vero che Mazzarri non le sa leggere le partite, Paolo? No, ci sono delle partite che lui riesce a leggerle in corso, però ci sono allenatori che forse hanno quel quid in più rispetto a lui, riescono magari a fare quelle sostituzioni, quei cambi che ti possono veramente, scusatemi il gioco di parole, cambiare la partita, stravolgere la partita in senso positivo. Lui sotto certi aspetti, oggi non lo so, ho visto un Mazzarri, correggetemi se sbaglio, più uno showman che è passato per il campo anziché fare il giro lungo, anziché l'allenatore che doveva caricare la squadra in un certo modo. Vedi, sulla lettura della partita, scusatemi ragazzi, sulla lettura della partita, ritorno a Juventus-Napoli. Mazzarri aveva detto che fino insomma quando eravamo sullo 0-0 la squadra stava giocando bene, mentre comunque noi dallo studio traemmo alcuni spunti per dire che forse qualche sostituzione poteva essere fatta, così come la Juve aveva fatto quelle due sostituzioni che avevano dato quelle forze fresche, cioè, per permettere un cambiamento nell'economia del gioco generale.
Charmin Beauty, prima di andare da Gennaro Arpaia, Gerardo Tucci, il messaggio promozionale, poi Gennaro c'è una domanda anche per te, ovviamente sulla ciliegina della torta di questo, di questa domenica, Charmin Beauty, la presento a tutti i nostri amici, non c'è ancora Maria Grazia, quindi cari amici, Charmin Beauty, di solito, sono le donne, io dico, a ricercare il gusto, la raffinatezza nell'estetica, ma è sempre più un affair maschile, quello della bellezza, o comunque anche noi ci teniamo tantissimo alla cura del corpo e gli uomini sportivi hanno una soluzione. Oggi noi ve la consigliamo, noi di Terzo Tempo, così come facciamo a Sorrisi e Palloni qui su Capri Event, Charmin Beauty Men, una linea dedicata all'uomo sportivo, l'uomo che vuole la freschezza e soprattutto l'uomo che si vuole curare, che ricerca l'estetica. Questi sono prodotti che coniugano, sappiate, il prezzo e la qualità, quindi non hanno un costo elevato a fronte di un'elevatissima invece qualità. Ci sono migliaia di clienti in tutto lo stivale ed è un'azienda rigorosamente made in Naples. Per saperne di più andate sul motore di ricerca più famoso del mondo, Google, cliccate queste due paroline, Charm and Beauty, e scoprirete i dettagli di questa straordinaria azienda nostra partner. Vai Paolo. Proponiamola ad Aronica. Perché parlavi di freschezza, può servire ad Aronica. Mentale, a livello mentale. Mentale, ma anche fisica. A proposito di Aronica, scusa. Usa Linetti, non usa Charmin. L'errore di Aronica è solo un episodio, Gennaro Arpaio, o è stato la ciliegina sulla torta di un qualcosa che non funziona? È sicuramente un episodio, un infortunio che ti fa capire però quale sia la pochezza della panchina del Napoli, perché io non sono mai uno che di solito difende Mazzarri, però provo anche un attimo a spezzarne una lancia a favore. Mazzarri è vero che molte volte ha difficoltà a leggere la partita, ma molte volte ha anche difficoltà a capire quale interprete dalla panchina potrebbe coprire un ruolo in campo allo stesso modo. Effettivamente in panchina noi abbiamo solamente Insigne in questo momento, che a livello, sia a livello degli altri, e si è capito. Ma oltre Insigne c'è davvero poco che può essere rischiato e che quindi può mantenere almeno costante il livello del gioco del Napoli. Quindi l'errore c'è, però guardiamo anche un po' a quella che è la materia prima su cui costruire. C'è Gaetano da Facebook, iniziamo anche a dare voce a tutti quelli che ci scrivono nella pagina Sorrisi e Palloni, il gruppo per dar voce ai tifosi su Facebook. Per me il ciclo di Mazzarri è finito, ci scrive Giuseppe Costabile, un perdente e un piagnone nato, qui si va sul pesante e dura ammetterlo, ma è così. A chi dà del pappone al presidente dico che la squadra e gli acquisti si fanno in sinergia con l'allenatore, quindi Mazzarri è parte integrante nelle scelte della società sul mercato, se non coi nomi almeno per le caratteristiche psicofisiche degli atleti. Andiamo proprio alla responsabilità estiva del mercato, ce le ha anche Mazzarri, Alex, queste responsabilità, perché non ha imposto al presidente determinato acquisto, o se lo ha fatto, lo ha fatto verso certi giocatori che poi non hanno dato, non stanno dando in questo momento, nell'ultima parte, io lo voglio sottolineare, in questo mese di ottobre, i risultati attesi. Secondo me l'equivoco che forse estivo del Napoli è stato Vargas, perché se vogliamo Vargas era un giocatore che a metà agosto sembrava quasi che non era più nei progetti del Napoli, almeno per quanto riguarda questa stagione. Però Mazzarri ha insistito che fino a gennaio lo voleva vedere in campo e purtroppo Vargas, se godiamo solo quella partita con la K Solna che ha portato 3 gol, per il resto poi Vargas ogni volta che è stato messo in campo non ha mostrato il suo valore. Indubbiamente le scelte si fanno tra allenatore e società, perché anche lo stesso Mesto che finora abbiamo visto in campo non ha reso per quello che è. Forse solo Berami e in parte Gamberini in parte hanno salvato la campagna acquisti di questa sessione, poi ci auguriamo che a gennaio le cose vadano meglio, però è chiaro che anche lo stesso Rosati, anche l'anno scorso abbiamo visto, non ha risposto positivo. Io mi auguro che sia giovedì che domenica vediamo una squadra che spesso questa squadra è venuta fuori con l'orgoglio, con la personalità, perché ogni volta che ci sono stati questi periodi bui hanno saputo reagire, e noi lo speriamo da giovedì. Antonello Greco, Luigi Aufiero ci scrive da Facebook, Mazzarri l'anno scorso diceva che pagavamo la Champions, quest'anno paghiamo gli impegni ravvicinati. Bravo. Dice Luigi, scrive, o meglio per dire, io mi sento preso in giro. Allora, per puntare allo scudetto, dobbiamo giocare solo la domenica? Uno. Due, poi, dov'è la società? È vero, questo, in questo periodo io ho sentito poco De Laurentiis, però voglio dire questo, il ciclo di Mazzarri diciamo che non è finito se
Mazzarri può arrivare ad ottenere dei top player. Lui aveva fatto la lista della spesa e quella lista della spesa pare sia stata quasi totalmente in attesa. Allora, se il presidente vuole continuare in questa crescita lenta, il ciclo di Mazzarri è probabile pure che sia finito. Nel momento in cui la società dovesse mettere a disposizione dei top player per rendere il Napoli più competitivo a livello di Juventus e Inter, dico, e allora è tutto un altro discorso. Però non mi devi parlare di Floccari a quel punto. Io non ho parlato. No, in generale. Infatti non mi sembrava di averlo. No, in generale, non mi devi parlare di Floccari, perché Floccari non è un top player. Siccome sta girando questa voce a più riprese che Floccari dovrebbe essere il prossimo attaccante del Napoli a gennaio, sinceramente non si va lontano. Però su Mazzarri, perdonami Bruno, La questione, ecco, dei doppi impegni, perché questa, chiariamola un po' anche a chi ci scrive. Napoli anche quest'anno sta giocando ogni due giorni, c'è il turno infrasettimanale. Ma non troviamo scuse, qua stiamo accampando scuse, ma in Europa League il Napoli con chi gioca? Con i titolarissimi? A me non mi risulta. E allora, se vogliamo trovare delle scuse, degli alibi, troviamoli pure. Per mesi stiamo dicendo sciocchezze. Il Napoli in Europa League gioca con le seconde linee, e puntualmente quando va con i titolarissimi in campo la domenica fa brutte figure. Anche con il Chievo si è visto un Napoli per nulla convincente. Al di là del gol di Amsic, quello di Bergamo. Quello di Bergamo non mi è dispiaciuto come Napoli. Ha provato a creare ed è stato bravo Consigli e non c'era Cavani. Ha provato a creare, però alla fine... No, è stato un grande Napoli, questo non è per dire un grande Napoli. Però in questo filotto di partite negative in Olanda, in Ucraina, contro l'Atalanta... Se non c'è un Matador che insacca la palla dentro... Chi è che mette la palla dentro? Anche una questione di fiducia proprio del pacchetto arretrato nel dare la palla avanti. Sapere che non la dai al matatore, la dai a Pandev, si tituba, esatto. Si perde il tempo, si perde il passo. Personalmente mi accodo a quello che diceva Paolo, le peggiori prestazioni del Napoli sono arrivate subito dopo le prestazioni Europa League. Quindi con una squadra la soluzione è assolutamente facciamo quella titolare. Ognuno lo farà da casa, noi lo facciamo qui da studio in terzo tempo su Capriement. Antonello Greco diventi Walter Mazzarri, come gestisce una rosa fatta di 24 persone? Non avrei fatto la scelta del Napoli 2 e il Napoli 1. Perché andiamo al solo della situazione. Perché? Perché il discorso non è tanto la questione fisica, ma è la questione mentale, il dispendio mentale. Noi abbiamo pagato nella Champions il dispendio mentale. La Champions attira quasi tutte le risorse dei giocatori, perché è un palcoscenico così importante che il pensiero viene rivolto esclusivamente a quello. Non sarebbe stato così in Europa League, avrebbero giocato un po' tutti, avrebbe potuto fare con le tre sostituzioni avrebbe ammortizzato i 4-5 cambi sostanzialmente, ed era il giusto mix con cui affrontare secondo me l'Europa, perché va onorata comunque. Ed è una cosa che diceva Roberto Fiore, l'ex presidente anche del Napoli, della Juve Stabia, una colonna della nostra città per tutto quello che ha fatto. Diceva il turnover va fatto in campionato e in Europa League, quindi non solo in Europa League, in campionato. Non so se è d'accordo anche Gennaro Arpaia. Anche perché, scusatemi, la competizione è europea, quindi comunque ci si mette agli occhi dell'Europa. Noi stiamo sempre lanciando una squadra, ma anche una città, agli occhi dell'Europa. Quindi il rispetto per quella che è la competizione è ovviamente anche rispetto per i tifosi, rispetto per i giocatori. Ci deve essere un mix, anche perché tra i presenti stento a credere che nessuno voglia arrivare a superare il turno in Europa League, lo sbaglio. Nessuno non sogna di arrivare in finale di Europa League e magari giocarsi. Ma anche perché una coppa alla portata del Napoli, se il Napoli giocasse con le ma la portata di quale Napoli? Questa è la domanda, ne parliamo tra poco. Piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo, ovviamente siamo in diretta e lo saremo fino alle 20 qui sul 271, terzo tempo, per parlare del pareggio beffa di questo Napoli di oggi, 1-1 contro il Torino per un infortunio, tra virgolette, di Salvatore Aronica. State lì! Eccoci qui, è un parterre infuocato, animato, si parla, si chiacchiera anche durante le pause pubblicitarie, è un parterre che si è allargato, ci hanno consentito di giocare in 5 qui dallo studio e allora noi abbiamo piazzato al centro del nostro centrocampo la donna che ormai vedete praticamente dalla mattina alla sera su Capri Event, da www.pianetazzurro.it, Maria Grazia De Chiara, che ritrovo con grande piacere, eccola qui, ciao Maria Grazia, benvenuta. Ciao Bruno e buonasera a tutti gli amici delle spettacolari.
commentatori. Ti abbiamo visto prima al fianco di Nello Dierna commentare la partita, complimenti come sempre. Poi tra l'altro devo farti questa confessione, incontro tante persone per strada, insomma anche amici, sponsor eccetera, ma quanto è brava quella ragazza, ma come parla bene, capisce di calcio, perché di solito il calcio è associato all'uomo, e allora sentir parlare una donna con competenza di calcio è sempre bello alla TV. Ecco perché la nostra centrocampista centrale del centrocampo. Allora, Maria Grazia, facci una breve disamina, tu l'hai vista allo stadio la partita come tutti i nostri amici, e che idea ti sei fatta? È un'idea penosa e pietosa, perché cominciamo già bene. Cartellino giallo. Cartellino giallo. Oltre ad essere brava e competente, anche vera e schietta. Ecco, possiamo aggiungere. Questa è la caratteristica di Sorrisi e Palloni, terzo tempo, di Capriere. Delle donne in generale, quindi applicate al calcio. Figurati. Immaginate un po' che cosa può uscire. Appunto, può uscire assolutamente. Fuori. Vai, Maria, no, preferisco essere tagliente, ma perché voglio essere schietta. Io, allora, ho visto sicuramente un Napoli un poco più reattivo nel primo tempo. Una volta ottenuto il vantaggio, il Napoli si è completamente perso, convinto ovviamente di poter portare quel vantaggio fino alla fine. Io dico che il Napoli per me si è accontentato, e così non andiamo assolutamente bene, perché tante altre volte è accaduto, questo dicevo anche prima, tante altre volte è accaduto che il Napoli portasse magari un 1-0, poi dopo si lasciasse un po' andare e prendesse gol comunque nei minuti finali, come ad esempio il Napoli lo ha fatto tante volte, il Napoli proprio ci insegna in passato. Adesso è come se ci fosse un corso e ricorso storico al contrario, e a me questa cosa dà molto fastidio, ma penso che dia fastidio ovviamente a tutti, perché c'è bisogno di concentrazione e di lucidità fino alla fine. A parere mio la partita finisce comunque al triplice fischio finale, e quindi fino ad allora il Napoli deve pressare e deve attaccare. E perché non lo fa? Qual è l'idea che tu ti sei fatta? Cioè, dicevi il primo Napoli di Mazzarri, perché è proprio quella la cosa che ti lascia... Fino al 96esimo le partite le portava a casa, ricordiamocelo, come quella contro no, Palermo a Cagliari, no. Ce ne sono tantissime. Ne hanno dette tante anche su questa cosa. Ah, che la zona Mazzarri era nata. La zona Mazzarri l'avevano battezzata. E adesso che succede? In quella zona Mazzarri il Napoli si fa recuperare. Oggi succede questo. Sì, perché? E allora vuol dire che c'è un calo, tra virgolette, psicologico, e io penso che sì, la determinazione fino a un certo punto, magari anche gli obiettivi possano essere gli stessi, però io noto che manca quella fame. Prima il Napoli era affamato, aveva tanta fame non solo di fare gol, ma anche di cercare di arrivare alle prime posizioni, ma di fare sempre di più. Adesso io vedo un Napoli che si accontenta, un Napoli che una volta fatta la sua azione, una volta ad esempio ottenuto il risultato, si accontenta, però non capisce che così facendo fa il gioco degli avversari, perché nel momento in cui, diciamo, diventa un po' più saporifero, a quel punto gli avversari, che lo conoscono molto bene ormai, la tattica di Mazzarri la conoscono tutti purtroppo, e però proprio questa mancanza di alternative tattiche fa sì che nel momento di debolezza del Napoli subito le altre squadre ne approfittano. Non ha più fame questo Napoli, ma con che cosa si è saziato, Antonello? Il Napoli non sa gestire, e questo è il punto. Il Napoli la storia deve attaccare sostanzialmente, deve aggredire l'avversario, ma ha difficoltà di gestione. È il carattere di Mazzarri, guarda. Mazzarri è uno che non si sa gestire, se le cose vanno bene allora tutto va bene, ma quando le cose non vanno bene dà fumo, incomincia a sparlare, errori di comunicazione. Guarda, io vedo allo specchio il Napoli, ha assunto il carattere dell'allenatore. Non ci sono alternative tattiche? Detto, no, perdonami, mi voglio un attimino accorgere a quello che diceva vai, Paolo. Poc'anzi Antonello, perché giustamente errore di comunicazione. Lui in conferenza ha detto che il Napoli, la conferenza chiaramente a prepartita, che il Napoli doveva vincere assolutamente pur giocando male. Queste cose secondo me non dovrebbero proprio dirsi, perché cioè tu metti già dei paletti, già metti in condizione, come diceva anche Maria Grazia, a livello psicologico la squadra, di giocare, ecco, segni il gol 1-0, cerchi di portare avanti la partita, pure perché il Napoli anche nel primo tempo, ai primissimi minuti, già faceva melina in difesa. Il Torino prova ad attaccare, si passano la palla a Gambedini, Cannavaro, Campagnaro, De Santis. Tu sei una squadra che lotta per le prime posizioni, devi assolutamente attaccare. Ecco, perdonami Bruno. Vai Paolo. L'Inter di Stramaccioni mi è piaciuta tantissimo ieri, spregiudicata, è andata a Torino con 3 punte e si è andata a giocare la gara a viso aperto con la Juventus, cosa che nel Mazzarri non ha fatto. È vero. Mazzarri è andato a Torino per il pareggio. Questa è la differenza tra Stramaccioni e Mazzarri e quindi dell'atteggiamento tattico delle due squadre. Gennaro Arpaia, l'Inter è andata a Torino senza la paura di affrontare la Juventus.
complice anche un clima di una vigilia abbastanza più serena rispetto alla partita tra Juventus e Napoli, che non ha messo nervosismo nei calciatori. Secondo me è stato bravo Stramaccioni quando gli è stato chiesto pizzicando: ah, ma la Juve è favorita dagli arbitri? Lui ha detto: no, la Juventus non è favorita, e brava a prescindere dagli arbitri, ha spento ogni polemica che potesse nascere, e lì ha consentito secondo me poi all'Inter di prepararla non più sui nervi ma sulla tattica la partita. Sono d'accordissimo, innanzitutto permettimi di essere contentissimo per Stramaccioni, perché è un po' anche la figura del giovane italiano che finalmente, quando hai valore, puoi meritare poi di avere questo successo. E solo che non ci dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale, che all'Inter all'inizio stagione non si era assolutamente messa alcuna pressione. Quindi è stato anche un po' facilitato forse da questo, nel senso che a lui avevano chiesto determinate cose che erano una possibile qualificazione europea, evidentemente ha trovato anche la quadratura del cerchio, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che l'Inter a livello di rosa non è sicuramente fuori dalla portata dello scudetto, assolutamente. E appunto è stato questo poi il motivo dell'ottimo lavoro che sta facendo Stramaccioni. Secondo me l'importante è capire anche quale sia poi la verità, che sicuramente non sta né in un capo né all'altro, quindi dovrebbe stare al centro. La verità in questo momento è che il Napoli non è né una grande squadra né una squadra da mezza classifica. Non ha la capacità di diventare una grande squadra, anche perché ce lo siamo detti mille volte, ormai il mercato è chiuso, il mercato di gennaio è ancora lontano. Non ha acquistato sul mercato quello che a questa squadra serviva per completare un'ottima rosa e per quindi competere ad alti livelli in qualunque in competizione, ma non ha neanche una squadra così scarsa da poi essere una squadra di metà classifica. Voglio leggervi questo passaggio dell'intervista della conferenza prepartita su Aronica e Dossena. Mazzarri aveva detto: giocando Cerci esterno abbiamo tanti meccanismi difensivi, non c'è solo la contrapposizione. Io non limito solo il gioco del Torino, ma penso anche a spingere. Valuterò, ma anche il Torino deve preoccuparsi di noi. Soprattutto penso anche a spingere. Si è visto infatti quanto abbia spinto. Non ha spinto affatto, perciò quindi non condivide. L'idea che ci sia stanchezza fisica vi fa preoccupare, perché siamo all'inizio della stagione, oppure potrebbe essere una preparazione diversa, cioè Mazzarri magari ha preparato la squadra affinché poi esca fuori anche più tardi? Noi parliamo di un Dossena assolutamente inesistente e siamo tutti d'accordo, però magari da Dossena ce l'aspettiamo, da maggio no. Maggio sono ormai 5-6 partite, che non è assolutamente il maggio dei tempi migliori, ma neanche il maggio normale. È un maggio che assolutamente è zero sulla sua fascia di competenza in fase offensiva e in fase difensiva. È un novembre, adesso è un novembre, non è un maggio. Non è un maggio. Quanti mesi c'è il figlio? C'è ancora piccolino, no? C'ha un mese. Neanche un mese. Arriverà a 5-6 mesi, passano le colichette e maggio. arriverà a maggio e vola sulla fascia. Antonello, vi detto la preparazione. Sicuramente la preparazione del Napoli è stata una preparazione diversa dagli altri anni, perché avevamo da preparare la Supercoppa ed era un trampolino di lancio importante per ulteriori obiettivi. È ovvio che anticipando la preparazione, dovendola fare anche più leggera sostanzialmente, significa mettere meno fondo nei giocatori, e con i campi pesanti il Napoli lo sta pagando. Il rischio è di arrivare in affanno nel mese di dicembre, fine novembre, mese di dicembre, in affanno. E magari senza Europa League, se continui così. Sì, perché poi insomma l'Europa League finirà il 6, finirà il 6, ultima gara, diciamo che questo mese è un mese gestibile, anche perché ci sono due incontri importanti in casa e tutto sommato il Napoli ha ancora nelle corde la possibilità di farla questa qualificazione, di arrivare alla qualificazione. Il problema saranno le ultime partite, arrivare sotto la Natale. Io dubito che possa il Napoli avere una condizione ottimale in quel periodo. Quindi la soluzione sarebbe: andiamo a giocare ad Abu Dhabi, che abbiamo visto anche con la formula oggi, c'è un'estate straordinaria, il caldo ci può aiutare. Non ho sentito Maria Grazia su Pandev. Che cosa succede a Goran Pandev? Che periodo sta attraversando il Macedone, che è il titolarissimo di questo attacco, ha fatto grandi cose, non possiamo negarlo, però non dobbiamo nemmeno negare che è in un periodo no. È un periodo di appannamento per questo giocatore, tu lo sai che l'ho sempre stimato, ha grandi qualità, però purtroppo sta avendo un calo sicuramente mentale, ma io penso che proprio a livello fisico, a parte il fatto che comunque ritengo Pandev il classico giocatore che sarà anche l'età che avanza, comunque riesca a tenere soltanto 45 minuti sulle gambe, non può fare un'intera partita. Molto spesso Mazzarri cerca di tenerlo in campo quanto più possa essere possibile, e secondo me sbaglia, molto probabilmente perché punta troppo su questo giocatore, un giocatore che gli dà sicuramente garanzia, e stiamo sempre là,
non punta però sul giovane Insigne. Io ad esempio vedo Insigne comunque un ragazzino, comunque ha bisogno di crescere, di maturare, però sicuramente presto, però sicuramente devi cercare di farlo giocare anche con maggiore continuità, non è che può giocare soltanto degli sprazzi di partita. E poi quanto non ha giocato solo... Insigne? Minuti? 30 minuti, ma oggi gli è andata bene, perché generalmente viene cambiato dopo tantissimo tempo, per non parlare poi, vabbè, di Vargas. Vargas diciamo che non entra quasi mai in campo. A questo punto dà più spazio al fratello di Insigne. Sì, Roberto Insigne al posto di Vargas sarebbe più garanzia. Che poi ha segnato tra l'altro insieme a Del Caduri, giusto? Sì, contro sì, la Regina. Sì, ma sta facendo anche molto bene, sta facendo molto bene. Però lasciamogli il tempo di crescere, certo, perché poi lo sappiamo come siamo fatti a Napoli. Magari la mia è una provocazione, Bruno. Allora, chiaro, non bruciamo mica tanto, ragazzi, mica tanto però, la provocazione. No, però, fai 5 partite belle, poi arrivano le 2-3 partite e cominci anche a essere criticato, e a Napoli la critica è pesante. Scusami. Sì, no, dicevo, la cosa strana di Mazzarri quest'anno è che nella comunicazione dà immediatamente responsabilità agli attori che in campo magari vengono a mancare. Esempio, Hiller non aveva seguito il Caceres, se non ero, il primo gol, sì, a Torino, sì. Oggi ha detto la papera di Aronica, dicendolo chiaramente, e la cosa strana è che non abbia invece ancora fatto il passo in avanti rompendo definitivamente il discorso delle gerarchie interne, perché di fronte a un Dossena del genere, a un Pandev del genere, non capisco perché ancora debba esserci la gerarchia. Gioca dal primo tempo Pandev e poi faccio fare lo scorcio ad Insigne, che meriterebbe sicuramente di più, perché sarebbe più utile alla squadra. Alex Sacco, è paura questa da parte di Mazzarri, quella di non voler far giocare altri calciatori ma affidarsi sempre agli stessi? È paura, e di che cosa? No, non credo che sia paura, sia secondo me il fatto che anche nelle parole, l'anno scorso, in altri anni, Mazzarri prima delle partite diceva: a me non interessa il risultato ma interessa la bella prestazione, perché comunque quando Napoli, ad esempio, perdeva delle partite per gli episodi, però lui era contento a prescindere dal risultato. Quest'anno anche io ho sentito la conferenza stampa di ieri e mi è sembrato un Mazzarri come per dire: importante è vincere qualsiasi sia il risultato. È chiaro che dopo la sconfitta ieri della Juve sarà sempre più convinto che oggi bastava vincere 1-0, come faceva Reia in Serie B o fatto in Serie A lo stesso di Reia. Quindi non è questo Mazzarri che ne conosciamo. Secondo me non è paura, ma secondo me si è un po' quasi rassegnato a vedere una squadra che vuole solo fare il minimo indispensabile, e credo che a Napoli più il minimo indispensabile non sia più sufficiente. Va bene, invece il minimo indispensabile che noi possiamo fare per chi crede in noi e ci consente di stare in diretta è mandare la pubblicità. Quindi piccolo spazio pubblicitario, ma poi torniamo fino alle 20 in diretta con Terzo Tempo qui sul 271 del Digitale Terrestre o il 5271 del vostro decoder Sky con la chiavetta. Ovviamente ne parliamo di questo Napoli-Torino, inizieremo anche a guardare al prossimo impegno, non solo in campionato ma in Europa League, che a questo punto diventa determinante. State lì. Rieccoci in diretta su Capriamento, Terzo Tempo, parliamo di Napoli-Torino, finita 1-1 oggi al San Paolo. Diamo spazio anche a chi ci scrive da Facebook. Gaetano Aiello ci scrive: forse è proprio questo il bello di noi napoletani, critichiamo oggi lo stesso calciatore che l'anno scorso abbiamo osannato contro Manchester City e Chelsea, ce la prendiamo con società e calciatori per un pari al 90esimo, ma se facciamo 3 vittorie di fila torniamo a parlare di scudetto. Il vero problema è che noi siamo così, e se domenica segna Cavani saltiamo tutti dalla sedia lo stesso. Una riflessione su questo messaggio, secondo me molto profondo, che ci ha scritto Gaetano Aiello. Lo voglio veloce dal parterre, stavolta però voglio partire da Cristian Maggio, da Paolo D'Amato. Grazie Cristian Maggio. Non so se prenderlo in positivo o in negativo. No, nel senso, Cristian Maggio nel senso assoluto. Visto che lui è veloce e tutto, però attualmente sta giocando come sa, quindi vabbè, la prendo positivamente. Detto ciò, dico... secondo me, forse c'è una telefonata in linea. Sì, sì, la facciamo attendere, mi giusto stoppo. Un attimo, se siete velocissimi. Mi sto parlando, Cristian Maggio, faccio il tacco. Facciamo così, e mi hai dato nei tempi televisivi, facciamo entrare l'ascoltatore. Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Antonio. Antonio, da dove ci ascolti, ci guardi? Sì, Latiano. Latiano? Sì. Latiano, sì. Puglia, Brindisi o... Latiano, Salerno. Ah, ok, Siano da Salerno. Antonio, benvenuto in Terzo Tempo, dici la tua. Volevo dire così che per fare il salto di qualità dobbiamo prendere altri giocatori, non possiamo giocare sempre con gli stessi. Tu
chi prenderesti a gennaio? No, Antonio, perché se si fa male Cavani, come è capitato, alternative non ne abbiamo. Credi che il problema del Napoli di oggi sia stato quello? Sì, sì, perché il presidente, se vuole, deve fare la squadra, deve fare, no, se no il salto di qualità non lo facciamo mai. Bene, ci volevi dire soltanto questo, Antonio? Sì, questo volevo dire. Ok, ascolta dalla TV la risposta. No, un'altra cosa. Non deve pensare solo a incassare, perché non abbiamo alternative, con Cavani oppure Insigne, sì, è giovane, però non può essere un'alternativa, ce l'avevamo la Vezzi, e la Vezzi non c'è più. Non è che con Donatella, che giocatori sono questi? Questo salto di qualità, come dice il presidente, lo possiamo mai fare. Se non prendo giocatori quotati, non lo possiamo mai fare, non possiamo giocare ancora con Aronica. Non voglio fare i nomi per Aronica. No, però dei nomi te li chiedo, dei nomi. Sì. Dei giocatori che ti piacerebbe vedere col Napoli, secondo te, che potrebbero rappresentare la soluzione al problema che ci stai denunciando e che poi è anche condiviso da gran parte di noi. Eppure c'era quello della Fiorentina, Borgo Valeri, che lo voleva prendere in Napoli. Non... Però non è un vice Cavani quello. Tu stai parlando di Donatella, avresti voluto Borgo Valero e siamo d'accordo. Invece, Antonio, scusami se vado sull'argomento, però così lo rendiamo anche un po' più concreto. Bianchi, Floccari, chi ti piacerebbe vedere con la maglia del Napoli come vice Cavani? Ma pure Floccari è un buon attacco, cioè un buon rincalzo, però cioè, non dico che è un buon Cavani, però un 70-80%, un altro giocatore. Ok, grazie Antonio. Grazie per essere stato con noi. Allora, manca un vice Cavani, in effetti l'organico del Napoli non è al top, secondo il nostro amico, deve spendere di più il presente. Credo che questo sia un po' il ritornello, il refrain, che ritorna, scusate il gioco di parole, ogni qualvolta il Napoli palesa dei limiti. A questo punto facciamo però velocemente dei nomi. Chi potrebbe essere vice Cavani? Perché se Floccari non è il top player che ci risolve la situazione, allora, costa 5 milioni di euro, quindi sarebbe anche uno spropositato, secondo me, investimento, 5 milioni di euro, chi deve prendere il Napoli, allora, che si accontenta poi anche di stare in panchina? Perché attenzione, lì c'è anche un fatto caratteriale, devi essere una punta di peso in grado di accomodarti in panchina e stare alle gerarchie di Mazzarri. C'è un problema di fondo, che sono due giocatori, Bianchi e Floccari, quelli che sono insomma sui giornali in questi giorni, che sono due giocatori che hanno già rifiutato Napoli in precedenza. C'è già questo problema di fondo. Si potrebbe anche, tutto sommato, superare questo. Il Napoli potrebbe puntare o su un giovane emergente europeo da tenere in panchina, o tra i due probabilmente più Bianchi, perché Floccari presenta un problema che è stato già inserito nelle liste UEFA della Lazio e non potrebbe eventualmente giocare in Europa League col Napoli. Non solo, ma Bianchi rappresenterebbe realmente un'alternativa al gioco di Mazzarri, laddove per vie, per le fasce non si arrivasse a produrre quella mole di gioco che chiede Mazzarri. Il lancio lungo potrebbe, quello degli ultimi 10 minuti, per intenderci, per ribaltare eventualmente il risultato, Bianchi potrebbe sicuramente essere un giocatore più incisivo. Antonello, oggi che Bianchi hai visto tu? Un Bianchi che sa tenere alto il pacchetto del Torino, ha fisicità, colpisce bene di testa. Napoli, e poi non serve un giocatore, oggi serve un giocatore determinato. Paolo, giocatore, scusami, oggi è relativo, perché io lo vedo sulla carriera del giocatore, capisci? Vi dirò anche in questo campionato, il campionato di Serie A di oggi, Bianchi che cosa ha fatto? Come il Torino, che cosa ha fatto? Vedi vedere il gioco? Allora, c'è una cosa che va detta, il Torino non ha mai perso in trasferta quest'anno. Mi sembra che abbia fatto perfettamente, ha pareggiato 5 pareggi. Sì, 5 con quello di oggi. Ed una vittoria roboante a Bergamo, dove noi abbiamo perso 1-0 e il Torino si è imposto 5. Sono lì Bianchi ha fatto la differenza. Così come tu mi parlavi anche un giocatore europeo, rischiamo di fare un Vargas in seconda battuta. Ma il rischio c'è, voglio dire, Bigon è in giro per cercare di individuare un giocatore dove spende poco, c'è qualità e può crescere, perché questo è l'obiettivo. Il nome, Maxi Lopez, un giocatore determinante della Sampdoria, che sicuramente può stare anche in panchina. E poi perché accontentarsi della panchina? Può benissimo fare la staffetta come fanno Pandev con Insigne, Cavani con Max Lopez, fanno la staffetta. Io non lo so se questo succederà con Mazzarri in panchina, ma non per fare una critica a Mazzarri, perché se Insigne sta più in forma di Pandev, ma gioca Pandev dal primo minuto, quanto giocherebbe Max Lopez al posto di Cavani, anche con un Cavani con una gamba sola?
Maxi Lopez è la domanda, attenzione, poi Mazzari ci può sorprendere, arriva a gennaio, pochi soldi non l'hanno fatto. Io penso che sia stato sostanzialmente bocciato già Maxi Lopez dal Napoli, perché economicamente era un affare. La Sampdoria l'ha preso con pochi 2-3 milioni di euro, roba del genere. Era una cifra abbordabilissima per il Napoli, per lo stipendio che poteva chiedere il giocatore, ma penso che sia stato bocciato. Sono storie di mercato che non si realizzano e poi non si riescono neanche a capire fino in fondo le motivazioni. Io l'amico della casa ci ha fatto una domanda. Noi possiamo fare, altrimenti il salto di qualità non lo facciamo mai, io gli faccio quest'altra domanda. Noi vogliamo farlo il salto di qualità, o almeno la società ha nelle intenzioni di fare in tutto e per tutto questo salto di qualità assoluto, che ci proietterebbe poi stabilmente in una situazione che ovviamente ci farebbe piacere a tutti. D'accordo. Però adesso siamo al terzo posto. Posso anche aggiungerti un'altra cosa. Vai. Visto che si parla di mercato, un obiettivo sudamericano c'è, è un giovane classe 88 che viene dal Brasile, il nome è Aloisio, dovrebbe essere, e non riesco a ricordare ora la squadra insomma in cui gioca. Però il Napoli è molto attento anche in Sud America, proprio perché poi questa contrapposizione con Cavani non sarebbe facile da gestire per uno con Mazzarri, che eccoci, non riesce a gestire neanche la situazione quando è Vinsigne. Vogliamo dare la risposta a Gaetano Aiello, l'amico di cui prima abbiamo letto il messaggio, perché poi per dare spazio ad Antonio D'Asiano, giustamente... perché adesso siamo usciti un attimo ve lo rilevo, esatto. La sono dimenticato pure io, del vero. Però ha detto, forse è proprio questo il bello dei napoletani. Critichiamo oggi lo stesso giocatore che abbiamo esaltato con Manchester City e Chelsea, ce la prendiamo con la società dei calciatori per un pari al 90°, ma se facciamo 3 vittorie di fila torniamo a parlare di scudetto. Il vero problema è che noi siamo così, e se domenica segna Cavani saltiamo tutti dalla sedia allo stesso. Il problema non è tanto del Napoli, secondo il nostro amico Gaetano Aiello, ma del tifoso del Napoli che in questo momento butta giù critiche ingenerose e forse eccessive. Mi sembra di aver interpretato, poi Gaetano riscrivimi se ho interpretato male. Partiamo sempre da Cristian Maggio, sì, con fedele la precedenza agli adulti. A Dossena, Ronica, chi vuoi essere? No, allora io Dossena? Dico, meglio Dossena. No, non mi chiamare, non mi di niente, lasciami fuori. Antonello Greco, il magazziniere. Frustalupi, va, Santis. No, neanche De Santis. Per il colore dei capelli. Torniamo nei ranghi giornalistici, Paolo D'Amato. No, allora, sappiamo che noi napoletani siamo così, quando vinciamo ci saltiamo e quando perdiamo ci deprimiamo. Però un giocatore come Aroni, che effettivamente l'anno scorso noi l'abbiamo esaltato in Champions League, e lui non è dispiaciuto, però se lui è finito in panchina, è scivolato in panchina e al suo posto è stato preso Gamberini e sta giocando, per me veramente da grande giocatore, da grande guerriero, ci sarà anche un motivo, essendo anche il pupillo di Mazzarri, Aronica, se è scivolato in panchina ci sarà un motivo, quindi si vede che il giocatore sta andando a scemare, la sua carriera sta andando a scemare, e credo che se il Napoli lo venda non faccia un cattivo affare. Interventi un po' più rapidi a partire da Blerin, Gemaili e Alex Sacco. non è Gemaili di oggi. No, ovvio, nessuno di voi è quello di oggi. In valore assoluto. In valore assoluto, non in valore relativo. No, a parte indubbiamente il tifoso napoletano vive di momenti. È chiaro che prima di Juventus-Napoli vivevamo sull'entusiasmo, avevamo gli stessi punti, paradossalmente c'era una squadra che non perdeva, non aveva mai perso. Ora cominciano a vedersi dei limiti, io non credo neanche fisici, perché comunque fino al 90° c'era gente che correva, Hamsik, Cavani, diciamo anche lo stesso Gamberini fino alla fine, Berami. Il problema è mentale, perché comunque oggi sembrava che voleva 1-0, era solo quello il risultato che volevano gestire. Eppure Napoli, secondo me, con gli spazi che il Torino nel secondo tempo ha dato al Napoli, sono stati 2-3 contropiedi che stranamente Cavani ha sbagliato 2 passaggi che non sono da lui in contropiede, oppure Hamsik che davanti al portiere sbaglia. Quindi sono anche quei momenti, sicuramente sfortuna come a Bergamo, come oggi, però io credo più un calo mentale, e credo che se l'allenatore come Mazzarri non è più grintoso, purtroppo i giocatori, un po' come succede nei settori giovanili, ad esempio io vedo Nicola Liguori che prima delle partite è allegro, sorridente quando parla con i giocatori, invece vedo altri tipi di allenatori come Ciro Muro, oppure in alcuni momenti Saurini, che sembrano che esiste solo la partita e non altri contesti. È chiaro che la squadra sente un po' la tensione,
di quel momento e non riesce a esprimere il suo gioco. Tu non sei d'accordo, Paolo D'Amato, ma io devo andare velocemente verso Goga Miller e arrivare fino al nostro Dossena. Io proprio Miller! Al centro del centrocampo. Abbiamo Hamsik, General Piper. Certo. Però dopo ti faccio, anche perché tra poco, intanto voglio ringraziare Danilo Rossetti, non l'abbiamo ancora fatto, che ci ha consentito di avere gli scatti live della partita Napoli-Torino. Gli scatti sono proprio suoi. Danilo Rossetti, un nostro grande amico, che è stato qui a terzo tempo fisicamente proprio mercoledì in quella infausta notte di Halloween di Bergamo e di Halloween. Eccole qua gli scatti, Gamberini, lo sai, ci sono tanti. Il momento del gol del Napoli, Insigne, Cavani, davvero grande anche il nostro matador Gerardo Tucci, fatemelo dire, che in tempo reale è riuscito a tirare tutto fuori. Va bene. Detto questo, Maria Grazia, dobbiamo essere veloci, un minuto a testa sul messaggio di Gaetano, perché ci sono tanti messaggi, e poi tra poco vi devo far anche vedere da Mediaset Premium le parole del tecnico Walter Mazzarri, sulle quali ci sarà un bel po' da parlare. Vai Maria Grazia. Allora, io concordo perfettamente con i colleghi. Il tifoso si esalta tantissimo, ma perché si esalta tantissimo? Perché comunque il tifoso napoletano, se andiamo vedendo rispetto ad altre piazze, è quello che vive maggiormente il calcio. E diciamo che fa più calcio che magari dedicarsi alla propria vita quotidiana, perché fa tantissimi sacrifici per la sua squadra. E, guarda, è vero, alla fine dei conti magari ci si esalta troppo quando si vince, subito si parla allo scudetto, mentre invece poi dopo quando si perde subito la stagione è da buttare. Noi cerchiamo, almeno parlo per noi, parterre, cerchiamo comunque di avere una certa continuità nei giudizi e soprattutto di mantenerci coerenti. Io ad esempio se devo parlare di qualche giocatore, sì, posso parlare della sua prestazione singolarmente per quanto riguarda quel giorno, però è normale che poi dopo una mia idea me la faccio. Quindi non è che ad esempio magari mi fa un'ottima prestazione e diventa un campione, mi fa una prestazione scadente e diventa un brocco, assolutamente no. Detto questo, io mi voglio riallacciare un attimo al collega che diceva stanno seguendo, non stanno seguendo per quanto riguarda il mercato sudamericano, ma noi stiamo prendendo tanti sudamericani, se andiamo vedendo anche Vargas, un altro comunque appunto, cioè dell'altro continente, allora quello che voglio dire, ma in realtà questa società vuole veramente i giovani, è inutile prendere dei giovani per poi tenerli in panchina, quello dico io, si è visto con Vargas. Non sta succedendo tanto. Però diciamo... come si fa poi con io su questo non sono tanto in disaccordo con Mazzarri. Come fai a parlare di una squadra che può lottare per i vertici se vuoi far giocare i giovani a Napoli? Cioè, riusciamo secondo te, abbiamo la capacità, piazza, ambiente, addetti ai lavori, allenatore, dal magazziniere, società, di far giocare, di far convivere questi due aspetti, far crescere i giovani e far crescere sportivamente il Napoli in tempi brevi, perché il tifoso del Napoli non si accontenta più dell'Europa League, vuole la Champions, e ha ragione, e sì, ha ragione, sì. Ma là, la puoi raggiungere la Champions con Insigne, con El Kadouri, con l'altro Insigne, che hanno grande valore assoluto, ma devono entrarci nel nostro calcio. Sicuramente, ci sta bisogno, io ho sempre detto che c'è bisogno di un mix di esperienza e di freschezza. Freschezza che però può venire dal giovane, però se tu il giovane non lo fai giocare mai o comunque gli fai fare soltanto qualche sprazzo di partita, non gli consente una certa continuità di rendimento e soprattutto di poter comunque maturare nelle sue prestazioni. È quella la cosa. Quindi secondo me ci vuole sempre il giocatore più esperto, però io non condivido nemmeno questa cosa delle gerarchie interne, ma perché un Pandev, ma anche ad esempio non so, un Hamsik, comunque dei giocatori che hanno una certa qualità e una certa esperienza, ma se si trovano magari in un periodo di calo, ma perché non possono partire dalla panchina? Lo fanno tante grandi squadre, lo fa un Milan, lo fa sicuramente una Juventus, è vero che hanno degli organici indifferenti, parliamoci chiaro, hanno anche una panchina differente, però alla fine dei conti loro puntano sul giocatore che sta bene in quel momento. Questo è un problema che poi ha sollevato proprio prima Antonello Greco, napolisoccer.net, dicendo le gerarchie di Mazzarri non vanno più bene a questo punto. Scusami, arrivo sì, subito da te, c'è Gennaro Alpaia. 25 secondi, così magari ti prendi un minuto e mezzo. Sarò brevissimo. Ma innanzitutto volevo dire che tutti i tifosi sono così. Forse a Napoli la cosa è un po' più accentuata rispetto alle altre situazioni, però sicuramente tutti i tifosi sono così. È anche giusto lasciare un po' di colore ai tifosi, altrimenti non ci sarebbe più la distinzione tra le figure del tifoso, del meno tifoso, di chi deve fare poi la cronaca e il sunto di quella che sarà la partita, ovviamente. Per quanto riguarda le gerarchie interne, sono assolutamente d'accordo con voi. E allora, siamo tutti quanti dicendo che praticamente la situazione deve essere risolta dall'allenatore. Io sposo l'ottimismo del
dell'amico che ha telefonato, che 3 vittorie consecutive e ci riprendiamo. Io in queste condizioni le 3 vittorie le vedo poco, le 3 vittorie sono figlie del bel gioco. In genere quando giochi male è difficile fare un filotto del genere. Tra l'altro abbiamo Genoa, Dnipro giovedì, poi Genoa, poi dopo Genoa e poi arriva Milan. Sì. Poi c'è il Milan, un Milan in risalita di Allegri che si sta salvando piano piano, è a 14 minuti. Vabbè, dai, ma non è presto. In risalita, in risalita, in risalita. Beh, 5-1. Ha vinto 5-1 contro il Chievo ed è ripreso. Allora ti spiego perché il Milan ha vinto 5-1 velocemente. Perché il Chievo è andato con la presunzione di andare a Milano per vincere la partita. Ha detto: noi andiamo a Milano, troviamo un Milan non in armonia. Sicuramente andiamo a fare la partita, possiamo smancare Milano. Cosa che invece non è successa al San Paolo, sapeva che affrontava una squadra forte. Il Napoli è riuscito a vincere e a battere il Chievo 1-0. Il Milan ha giocato in scioltezza con una squadra che pensava appunto di fare la partita e alla fine ne ha beccate 5. Quindi alla fine il Milan, vi farò vedere altre 2 giornate, ripiomberà giù. Ce la curiamo, soprattutto non ci spaventiamo del Milan. Non ci spaventiamo del Milan, vi prego. Però secondo me non è una squadra che resterà lì in classifica. Anche perché Allegri pure in Serie C, ricordo, col Grosseto, partiva sempre male. Col Cagliari, con 2 stagioni consecutive, Cellino per miracolo l'ha mantenuto lì, 5 sconfitte e poi Filotto di 34 punti in 10 partite, in 20 partite, non mi ricordo. Però c'è stata una bellissima risalita dopo. C'è anche una caratteristica di Allegri, magari partire male e riprendersi. Non è detto che questo succeda col Milan, gli auguriamo soprattutto che tra 2 giornate questa cosa non debba. Allegri è uno dei papabili del dopo. Non me ne parlate, ne parliamo dopo, per cortesia, frustalupi tutta la vita. Ci fermiamo, un piccolo break, l'ultimo di questa serata insieme, e poi rientriamo d'un fiume, d'un fiato, fino alle 20. Parleremo anche e soprattutto di Europa League, perché il Napoli è chiamato alla 4ª giornata, la prima di ritorno, e lì si devono togliere le castagne dal fuoco. State con noi! Ultima parte di terzo tempo, tutto in diretta sul 271 Capri Event. Allora, vi lancio questo messaggio che ci arriva sempre da Facebook, da Enzo Sant'Angelo. E tra poco poi sentiremo le parole di Walter Mazzarri, come promesso. Detto che Aronica, per quello che ha fatto, meriterebbe di non giocare più, ma non mi sentirei di gettare la croce addosso solo a lui, quindi tutti non dovrebbero giocare più. Piuttosto mi domando, e vi domando, ma com'è possibile che una squadra che si candida a vincere lo scudetto dopo il gol dell'1-0 si mette in 11 dietro la palla ed aspetta il Torino, che ha fatto un possesso palla per tutta la gara e non ha rubato nulla? E questo atteggiamento tattico sta diventando il leitmotiv di tutta la stagione. Possibile che non sappiamo giocare in altro modo se non così? Ed ancora, è mai pensabile che solo Cavani e Berami abbiano quella cattiveria agonistica che serve per lottare ad alti livelli? Velocissimi, 20 secondi a testa, stavolta parto dalla sinistra. Guarda, io ricordo quando giocavo a pallone, insomma, nelle serie minori, campi da dilettanti, eccetera, e la squadra segnava, immediatamente trovavamo, no, facevo il centrocampista e poi ho fatto l'ala destra. Mettevo al posto di destra. Vabbè. Mi chiamavano Boniek, perché c'era questo capellino rosso che sventolava. Sarai Boniek dal prossimo. No, vabbè. E quindi ricordo che quando segnavamo ci veniva la voglia di andare di nuovo tutti quanti avanti e di segnare, cioè nasceva un meccanismo interno che ci spingeva a fare qualcosa in più. Ecco, quello che non ho visto oggi nel Napoli invece, si è accontentato, lui lo diceva all'inizio, troppa melina fin dall'inizio, forse dall'inizio si aspettava di far uscire il toro che si era un attimino fermato, ma quando hai visto che comunque è rimasto su quella impostazione, devi trovare un'alternativa tattica per penetrare, devi comunque fare gioco, il Napoli non l'ha fatto. Gennaro Arpaia. Mi piacerebbe molto rispondere alla domanda dell'amico da casa, il perché purtroppo lo sa soltanto la squadra e lo sapranno solamente loro. Non so se c'è una difficoltà fisica proprio del Napoli, anche su questo non posso rispondere, però sicuramente posso rispondere su quello che ho visto, cioè che tra Ventura e Mazzarri si è vista la differenza d'esperienza, differenza di capacità anche tattica all'interno del rettangolo di gioco, e quindi di un Torino che si è, nonostante il gol dello svantaggio preso quasi subito, ha saputo comunque incassare quasi nulla e poi giocarsi il tutto per tutto alla fine, e alla fine la fortuna aiuta gli audaci. Maria Grazia. Differenze tra Ventura e Mazzarri, sì, sicuramente, ma siamo sempre là, perché Mazzarri purtroppo grande tecnica, grande qualità, però è molto chiuso proprio a livello tattico, molto chiuso provinciale. Io purtroppo lo devo dire che è abbastanza provinciale, perché comunque lì c'era bisogno anche di variare un poco, ma non soltanto con il Torino, cioè quando lui prepara le partite, giustamente mette in campo i giocatori secondo un determinato modulo, però poi dopo ha bisogno
Mourinho nei vari schemi, di operare più alternative tattiche. Io per questo molto spesso ho detto che preferivo Montella, perché Montella ad esempio studia l'avversario e cerca sempre di sorprenderlo. Ormai, scusate il termine, però il Napoli è diventato una carta conosciuta. Alex Sacco. Diciamo che Ventura nella dichiarazione pre-gara lui voleva vedere la crescita del Torino più che il risultato, perché indubbiamente il Torino veniva dal pareggio a Roma con la Lazio, dico non secondo me meritato, perché il Torino avrebbe creato più di un'occasione per chiudere il match, cosa che non ha sfruttato. Oggi il Torino ha giocato meno bene rispetto a Roma con la Lazio, mi fa le gole eccetera, però è stato umile, secondo me quella è la carta della gara di oggi. Napoli ha pensato che 1-0 con un Torino che ha colpito a freddo potesse essere sorpresa. Invece il Torino ha aspettato il momento giusto, poi vabbè, capita l'errore di Aronica che non te lo aspetti, perché Aronica in questi anni ha raramente commesso errori e colpisci, però è stato l'atteggiamento umile del Torino che ha fatto sì che arrivasse il pareggio a fine partita. Aronica, meglio il Torino, peggio il Napoli. Non stavo riflettendo, Aronica in questi anni ha commesso pochi errori, ma stava parlando dello stesso giocatore? No, assolutamente Alex, io stasera vado controcorrente e vado contro di te anche sull'aspetto che tu dicevi prima, psicologico. Il Napoli è stanco, il Napoli c'è anche l'aspetto fisico, il Napoli non correva proprio oggi, il Torino arrivava sempre prima su ogni pallone. Negli ultimi minuti il Torino ha collezionato 4-5 calci d'angolo uno di fila all'altro, cioè il Napoli non ce la fa, non riescono a correre i giocatori. L'unico che riesce un po' a correre è Benami, acquisto azzeccatissimo. Benami ha sostituito in grande Gargano, anzi ti dà quel qualcosa in più. Gargano ieri, non so se avete visto la partita, ha regalato una palla al portiere, sì, mamma mia, sì, sì. Cioè i soliti erroracci di Gargano, e meno male che ce lo siamo levati, ma io dico, secondo me il Napoli ha quel giocatore in più, Benami, e Mazzarri dovrebbe utilizzare in più, perché Benami anche in prospettiva con la Lazio ricordo che fece pure alcuni gol. Abbiamo una diretta telefonica, quindi ci stoppiamo per dare il buonasera al presidente dell'Arzanese Volley. Voi sapete che noi seguiamo tutti gli sport, soprattutto campani. Il presidente Piscopo in diretta con noi, buonasera e benvenuto. Dovrebbe esserci? Abbiamo l'avvocato Coronella della Pallavolo Senese Aversa. Allora chiedo scusa innanzitutto all'avvocato e ai telespettatori per aver annunciato in modo scorretto il nostro ospite. Avvocato, buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. Allora, ci racconti questo weekend, calcisticamente per il Napoli non è andata benissimo, ne stiamo parlando, ci dia delle buone notizie. Sì, per me è andata benissimo, siamo stati ieri a Rota, Mercato San Severino, abbiamo vinto 3-0, è stata veramente un'ottima prestazione, ci siamo espressi nel miglior modo possibile. Effettivamente forse tra le due squadre la nostra tecnicamente era superiore, ma la concentrazione è stata dalla nostra parte, soprattutto perché avevamo voglia di riscatto, venendo da due sconfitte consecutive. Su che cosa ha agito, presidente, secondo lei il mister psicologicamente con la squadra? Perché anche il Napoli arriva da un periodo, se dovesse dare un consiglio a De Laurentiis, ovviamente lei mi può dire non ne ha bisogno di consigli, però passando da uno sport all'altro, come si gestisce un momento no? Guardi, con il coraggio, infondere il coraggio alle ragazze, puntare sulle loro capacità, far leva appunto sulle loro capacità quando effettivamente ci sono dei talenti in campo. Noi abbiamo costituito veramente un'ottima squadra, però hanno ancora bisogno di assemblarsi. Ovviamente questo ci vuole un po' di tempo, però è molto importante dar loro fiducia, dire appunto stare tranquille, la società le sostiene anche in questi momenti difficili e le ragazze poi rispondono positivamente. Questo è stato sia il mister sia io come presidente, non ho fatto mancare loro il mio appoggio, pure perché secondo me è fondamentale darlo proprio in momenti di difficoltà. Le ragazze hanno risposto bene, ieri è stata veramente una bellissima partita, non c'è stata storia, in un'ora e un quarto praticamente abbiamo chiuso la partita, per cui siamo pienamente soddisfatti. Bene così, avvocato, grazie per essere stato con noi, appuntamento la settimana prossima, parleremo del prossimo impegno, ovviamente facendogli in bocca al lupo alla sua squadra Pallavolo Senese Aversa. Grazie per essere stato con noi a Terzo Tempo. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata, ci vuole coraggio, poi
Gerardo, subito il messaggio promozionale è quello che è mancato, quello che sta mancando al Napoli. Maria Grazia De Chiara. Ci vuole coraggio, ma ci vuole anche la presenza del presidente. Perché comunque, visto e considerato che la squadra in questo momento sta avendo un calo e un contraccolpo anche da un punto di vista psicologico, secondo me sarebbe preferibile non vada completamente allo sbaraglio, ma abbia una sferzata, una bella strigliata da un punto di vista mentale. Questa strigliata, secondo me, non la può fare semplicemente il tecnico o comunque chi c'è adesso a Castelvolturno. Ce la può fare solo e semplicemente il presidente. Sembra strano, però impegnato col cinepanettone, tutto quello che vogliamo, però purtroppo appena possibile, il prima possibile, deve ritornare qua anche soltanto per un momento per farsi vedere fisicamente. Io vi porto per un attimo in quel di Caivano, immagino che ci siete stati a Caivano, non so se avete mai visitato Celiento Bomboniere, dal 1952 lì, sappiatelo, perché è una new entry per Terzo Tempo, li accogliamo e li ringraziamo per aver anche Celiento Bomboniere creduto in noi, di Capri Event, di Terzo Tempo. Celiento Bomboniere è contraddistinto da una capacità, quella di amare il proprio lavoro, e la passione nel lavoro è assolutamente il plus, il più. Vedete tanti oggetti, tanti prodotti di altissima qualità, grandi marchi, con esperienza, professionalità e una vastissima esposizione che è proprio a Caivano. Si può scegliere la bomboniera per un qualsiasi ricordo, di solito insomma c'è il matrimonio, quello là più importante, ma ce ne sono tanti altri, per esempio feste di pensionamento, 25 anni di matrimonio, 18 anni, tanto c'è grande professionalità e soprattutto grande scelta. Oggi scegliere è importante, per qualsiasi evento Celiento Bomboniere che vi aspetta in Caivano, via Roma 1-19, ed è l'unica sede. Celiento Bomboniere Caivano, quindi ricordate, Celiento Bomboniere Caivano, unica sede in via Roma, e lì troverete ovviamente un personale a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta dell'oggetto prezioso, del giorno più importante della vostra vita o tra i giorni più importanti della vostra vita, dal matrimonio in poi. Detto questo, è arrivato il momento di sentirlo. Gerardo Tucci me lo grida dalla regia, io lo voglio sentire, ho già letto quello che ha detto, ma sapete, vedere anche la mimica facciale ci aiuta a capire il momento del nostro tecnico. È la parola che sentiremo, leggeremo di più per la prossima settimana, almeno fino ad arrivare a giovedì, certamente sarà Walter Mazzarri. Da Mediaset Premium sentiamoci un estratto della sua intervista subito dopo Napoli-Torino, poi ovviamente la commentiamo con il nostro parterre. Sentiamo. Avevamo una squadra, non a caso era ancora imbattuta e ancora battuta fuori casa, sapevamo le difficoltà che ci poteva creare il Torino, anzi per assurdo sapevo benissimo, era una partita difficile, eravamo stati bravi ad andare in vantaggio e quindi a far cambiare il tema della gara. Ci è mancato solo, più volte abbiamo visto anche poco prima di prendere questo gol assurdo, che abbiamo sbagliato il 2-0 in modo clamoroso, abbiamo sbagliato le ripartenze, quando il Torino ha cercato il tutto per pareggiare dovevamo chiuderla, perché la legge del calcio è questa, l'abbiamo visto, una papera di un nostro giocatore ci ha tolto due punti. Ho protestato, mi sembra lo vorrei anche rivedere, perché Mare Camps in un momento caldo della partita stava proteggendo la palla, è stato spinto, l'ho visto io da 60 metri, era secondo me un fallo per noi, in quel momento potevamo salire, invece è venuto un calcio d'angolo del Torino. L'ho detto al quarto uomo, il quarto uomo ha pensato di mandare. Eccolo qui Mazzarri. Allora, congeliamo i vostri pensieri, ma giusto per un minuto, 60 secondi, il messaggio promozionale di Ciro Gillini, e poi voglio una risposta, soprattutto non tanto sul contenuto delle parole di Mazzarri, ma su che Mazzarri avete visto nella dopo partita. Anche io l'ho visto rilassato, abbastanza rilassato, poco preoccupato. Poi non so se voi avete avuto la stessa impressione. È un Mazzarri abbastanza pratico, concreto, che ha trovato, individuato il responsabile di questa beffa, di questo pareggio, è un punto ma comunque una beffa perché è arrivata alla fine. Voglio sapere il mio parterre che cosa ne pensa. Gerardo, se siamo pronti, Ciro Gillini e poi rientriamo col parterre. Ciro Gillini, giovane orafo napoletano, nato nel capoluogo campano nel 1973, ha voluto concretizzare in tanti anni di lavoro e di studi nel campo dell'artigianato orafo e presso i migliori laboratori della regione e con i migliori maestri di tale arte, realizzando un proprio laboratorio punto vendita. La tradizione orafa del laboratorio di gioielleria nasce dall'entusiasmo e la voglia di affermarsi.
Ciro ha intrapreso fin da giovanissimo questa attività, frequentando corsi di specializzazione e poi migliorando la propria professionalità presso famosi maestri d'arte. Da allora tutta la sua arte e la sua creatività sono finalizzate alla creazione di gioielli unici nel loro genere e assolutamente personalizzati. Eccoci qua, gran finale di terzo tempo sul 271 Capriamente, poi avrete modo, se magari ci avete beccato da pochissimo, tranquilli perché da mezzanotte parte il loop di quest'ora e mezza di trasmissione più la mezz'ora di Nello Odierna dall'esterno dello Stadio San Paolo, quindi 2 ore di approfondimento su Napoli-Torino per tutta la notte fino a domani mattina. Allora, giro di parterre, stavolta da Antonello Greco, un Mazzarri che ha individuato in Aronica il responsabile, ed è così facile e agevole, lo potremmo dire anche noi, un Mazzarri che comunque ha fatto i complimenti al Torino. Però più che fare i complimenti al Torino... Io ti dico, nell'intervista l'ho visto un po' impacciato, imbarazzato anche, detto francamente, ecco. Nel modo di parlare. Il bello della vita, di parlare, anche perché... C'era poco da giustificare, voglio dire, abbiamo perso per uno svarione all'ultimo momento, era difficile ribaltare nuovamente la situazione, la partita è andata così. Il problema è quello che c'è stato tra il nostro gol, quello di Cavani, e il gol del Torino. Un Napoli molto rinunciatario, di questo Mazzarri si è astenuto, voglio dire, ha fatto i complimenti a Ventura quasi a giustificare le sue mancanze. Devo pensare, mi sarebbe piaciuto sentire Mazzarri fare proprio un commento tecnico e tattico sulla partita, cosa che non ha fatto. Gennaro Alpaia. Fare i complimenti al Torino penso sia comunque dovuto nel pieno del dovere sportivo, no? del senso poi alla fine del gioco. Conosciamo Mazzarri, conosciamo il suo modo poi di giustificare una vittoria piuttosto che una sconfitta. Volevamo, ecco appunto, come diceva lo stesso Antonello, una spiegazione tattica, prettamente tattica, sul perché la squadra non si sia comportata come doveva, anche perché non è che stiamo facendo poi un processo al risultato del Napoli. Per noi il risultato può anche stare bene, ovviamente dobbiamo vedere una prestazione che sia degna di tale nome. Maria Grazia De Chiara. Mi allaccio al mio collega, risultato che vabbè può stare anche bene perché non c'è stata una sconfitta, però alla fine dei conti è un pareggio che profuma un po' di sconfitta, ovviamente per le modalità con le quali è avvenuto. Io Mazzarri sì, è vero, l'ho visto abbastanza tranquillo, però a me questa sua tranquillità mi preoccupa, perché io posso capire che possa avere questo determinato atteggiamento anche per non far risentire troppo il peso di questa partita o comunque dell'esito di questa partita alla squadra. Però alla fine dei conti si vede sempre il solito Mazzarri, quello che vuole, tra virgolette, fuggire dal problema e comunque non dice qual è l'effettivo problema. Quindi non so questo Mazzarri, alla fine dei conti io lo vedo sempre lo stesso, perché Mazzarri ormai ci ha insegnato, nelle sue dichiarazioni è sempre così, quindi una volta ad esempio dalla colpa qualcosa... Lui può anche rimanere quello che è. È il sì. Napoli che deve cambiare atteggiamento. Sì, però il problema è che il Napoli sta assumendo l'atteggiamento ovviamente di lui, cioè il suo atteggiamento. Come diceva Antonio, di colui Greco, che allena. Lo specchio del Napoli sì, è sì. Il carattere di Walter Mazzarri. Però mentre prima io Mazzarri lo vedevo molto più grintoso, magari poteva essere tra virgolette un po' più lamentoso in determinate cose, sono sincera, però diciamo che lo vedevo con molta più grinta, molta più rabbia, più aggressività, più determinazione. Adesso invece è come se stesse perdendo anche un po' della sua personalità e del carisma che lo contraddistingueva. E di questo secondo me sta anche risentendo un po' la squadra. Scusatemi la provocazione, l'anno sabbatico era il prossimo o questo? O questo, effettivamente. Questa è molto bella. Alex. Diciamo che non mi è piaciuto quando ad esempio ha giustificato la sua espulsione, quando c'è stato quel fallo che... Secondo me non c'era su Hamsik, perché addirittura ha detto che da quell'azione Napoli poteva riassestarsi meglio. Diciamo, l'errore poteva nascere in qualsiasi momento, anche all'ultimo secondo. Il paradosso della partita di oggi, che secondo me era una partita che poteva Napoli vincere in qualsiasi maniera, perché insomma il Torino non è che in difesa ma abbia impressionato, anzi senza Ogbon il Torino mi sembra una squadra che ha dei grossi problemi, che Glick e Rodriguez non mi sono sembrati dei fulmini di guerra, anzi con Insigne hanno sofferto ancora di più, già con Cavani e Hamsik che sono stati a dir poco devastanti. Il problema è che hai attaccato poco, se l'avessi fatto come a Bergamo la partita la vincevi di sicuro, perché insomma a Bergamo il secondo tempo il Napoli è stato continuo. Purtroppo oggi il Napoli è stato
impacciato soprattutto e che ha voluto giocare, scimmiottare come si suol dire, il Barcellona, cosa che purtroppo non è. Forse ha fatto più male che bene il gol di Cavani, Paolo D'Amato. Male che bene, perché il Napoli si è assestato su quel gol, come abbiamo detto anche in precedenza, e quindi i giocatori pensavano di aver già vinto la partita. Però io mi ricollego a quello che diceva Maria Grazia poc'anzi, secondo me Mazzarri, appunto, non essendo più il Mazzarri grintoso, forse già con la testa è andato via da Napoli, forse già ha lasciato Napoli, la squadra non riesce più a seguirlo, non riesce più a stargli dietro, e si vede anche appunto nelle interviste. Mazzarri non è quel Mazzarri motivato che ti dà quelle spiegazioni, come diceva anche Antonello, ti spiegava la partita, trova la giustificazione. Io non ho mai sentito Mazzarri che desse la colpa a un suo giocatore. Oggi ha fatto scaricabarile, ha scaricato le colpe su un suo giocatore, su Aronica, alla faccia del Mazzarri che doveva prendersi, attirare su di sé le attenzioni come nel pre-gara e post-gara di Napoli-Juventus. Se questo è il Mazzarri, significa che secondo me il Napoli già deve guardarsi intorno. Però che deve guardare ad Allegri, per cortesia. No, però condivido anche io, no? Sta bene, Milano, un napoletano doc, Vincenzo Montella, perché la Fiorentina sta facendo grandi cose e sta lì a ridosso del Napoli a due punti, quindi attenzione anche sta lì, continua a vincere, soprattutto a convincere con grande gioco. Davvero complimenti a Vincenzo Montella per il lavoro. È un Tony di trovato. Assolutamente, allora da domani noi continueremo a parlare con Sorrisi e Palloni dalle 19 in diretta, poi dalle 13 alle 15 su Radio Punto Nuovo, la versione radiofonica, ovviamente di Napoli-Torino, tutto quello che succede dopo, i tifosi hanno sempre voglia di parlare, e ok, però questo è un calendario fitto e giovedì c'è già l'Europa League. Allora facciamo una brevissima puntatina perché siamo in ritardo, le 20.02 in diretta, abbiamo sforato perché oggi c'era tanto di cui parlare, abbiamo fatto parlare anche molto ovviamente i tifosi. AEK di Solna, PSV Eindhoven, quarta giornata, girone F, Europa League, Napoli, Dnipro. A questo punto non ci sono appelli. Napoli, giovedì, con la squadra 2, con la squadra 3, con la squadra 4, con la squadra 1, deve vincere. Antonello, io penso cosa deve fare Mazzarri? Su che cosa deve lavorare a questo punto, visto che il Napoli ha fatto un turnover a tavolino per l'Europa League, che non ha funzionato perché poi in campionato ci sono stati dei risultati altalenanti? Su quale lato lavorerà di più? Ma intanto devi schierare forse la migliore formazione, perché non si possono più perdere punti in Europa League, perché bisogna sicuramente onorare questa competizione. Passare il turno è un dovere, sia è di soddisfazione sia per la piazza sia per la città e poi anche per coloro che vanno a vedere le partite sostanzialmente. Per cui dovrà lavorare fortemente sotto il punto di vista psicologico. Non so il preparatore atletico quale miracolo comunque debba fare, perché tutti gli impegni che si conseguono uno dopo l'altro tirano via sempre energie maggiori e le difficoltà in questo frangente aumenterebbero. Per cui spero che finisca questo turnover così esasperato, che metta in campo una formazione degna e trovi il giusto mix per superare il Dnipro, perché è l'ultimo appello. Se non dovessimo passare col Dnipro rischieremo di rimanere seriamente fuori. Avrà questa umiltà Mazzarri, tornerà indietro sui suoi passi e sulla sua strategia di inizio anno, quindi schiererà la formazione titolare secondo Gennaro Arpaia? A chi subito dopo la partita gli chiedeva la formazione poi in campo per l'Europa League, lui già aveva fatto un passo indietro nel dopopartita, perché aveva già cominciato a mettere le mani avanti. Non sarà solamente la squadra B a scendere in campo, è una giornata che può dire tanto, perché l'AEK in casa comunque non sarà facile, spero, da superare per il PSV. Noi dobbiamo vincere assolutamente la partita in casa, e per un passaggio del turno che è dovuto, come diceva appunto Antonello prima, è dovuto per i tifosi, è dovuto per la società, è dovuto anche, se vogliamo, dal punto di vista meno morale e più materiale, ovvero economicamente. Non sarà la Champions League, ma sicuramente un aiuto può dare, e poi perché comunque l'assioma che vincere aiuta a vincere è sempre valido. Maria Grazia De Chiara. Europa League, spettacolo assolutamente meraviglioso. Io sono dell'idea che questa competizione non debba mai essere snobbata, e purtroppo viene fatto sempre più spesso questo da parte delle squadre italiane. A questo punto il Napoli è dentro, il Napoli deve cercare comunque di lottare, di avere una certa maturità che fino adesso non ha dimostrato, deve cercare comunque di lottare su più fronti, quindi di lottare comunque al momento sull'Europa League e anche nel campionato. Quello che dico io, appunto, non deve esistere una squadra B, cioè nel senso che io sono d'accordo con il turnover, però non deve essere un turnover sproporzionato, un turnover eccessivo, quindi titolari e poi eventuali cambi con ovviamente le persone che fanno parte della nostra panchina, anche perché altrimenti si rischia di fare tipo come ad esempio l'anno scorso con il Chievo, c'è in campionato una squadra completamente rivoluzionata e ci costò una sconfitta cocente. Adesso si stanno vedendo anche risultati in campionato
arrivato con il turnover di Europa League, quindi comunque non frutta niente. Quando hai detto titolari mi hai ricordato qualcosa. Ops, titolari. Titolari. I titoli. Alex Sacco, velocissimi Alex e Paolo, perché siamo veramente in chiusura. Perdonatemi se vi do poco tempo per concludere su da Napoli Dnipro. Il fatto che oggi, ad esempio, giocatori come Inler, lo stesso Insigne, siano entrati a metà della ripresa, questo significa che comunque questi sono giocatori che sicuramente giovedì saranno in campo contro la squadra ucraina. A me interessa principalmente capire anche lo stesso Gamberini, che comunque giocherà a destra per fare rifiatare Campagnaro, che anche oggi secondo me ha fatto una buona partita, visto che non aveva come dirimpettaio un certo Sgrigna, che non ha certamente, non gli ha fatto vivere la partita in maniera tranquilla. Ma a me interessa principalmente capire se a livello psicologico questa squadra giovedì da subito vuole mordere le caviglie degli avversari, perché il Dnipro lo puoi battere solo aggredendo dall'inizio alla fine, visto che secondo me quando hanno giocato i migliori il Dnipro nel secondo tempo è completamente sparito. Paolo D'Amato. Io cercherò di essere telegrafico, Bruno, dico. Poi Napoli Calcio Life martedì, lì potrai dispensare Napoli tutto Calcio quello Life. Che non sei riuscito a dire a te. Ah sì, sicuramente. Vabbè, io là devo moderare, quindi saranno i miei ospiti poi a sfogarsi. Però io dico, sarà il crocevia di questo scorcio del campionato, perché dico, la partita col Dnipro può dare la possibilità di riscatto, però è una partita a doppia lama, nel senso che i giocatori sentiranno molto la pressione di dover vincere a tutti i costi questa partita per riscattarsi dalla sconfitta di Bergamo e dal pareggio sconfitta di oggi, perché effettivamente è una sconfitta, perché vorranno riscattarsi in Europa League dopo la sconfitta appunto contro il Dnipro in Ucraina e in Olanda contro il PSV Eindhoven. Quindi diciamo è una partita, come dicevo prima, che dà più di due significati. Io dico il Napoli deve giocare tranquillamente, i giocatori devono scendere in campo tranquillamente e cercare di portare a casa questa vittoria con tranquillità, senza provare a vincerla subito la partita, con tranquillità. Beh, io ringrazio tutti voi che siete stati in nostra compagnia, Gerardo Tucci in regia, Pasquale Turco, Antonio Siciliano, Nello Dierna, il nostro Gianni Orefice, e ringrazio e saluto anche la nostra mascotte, la nostra presenza in studio, posso dire Alma? Sì, posso salutare sì. Alma, che Alma è il sorriso del nostro parterre a prescindere da quello che fa il Napoli. Allora, velocissimi, io vi faccio un rapido saluto, mi dovete dare giusto due parole di risposta e con quelle ci salutiamo. Cosa ci ha insegnato il pareggio di oggi? Grazie a Napoli Soccer, Antonello Greco. Beh, il pareggio di oggi ci ha insegnato che ha ribadito sostanzialmente che anche con le piccole squadre bisogna giocare da grande squadra sempre, non dimenticarlo mai. E volevo salutare mio cugino Riccardo che festeggia il compleanno, e poi Sasi, una cara amica tifosa napoletana che purtroppo è sposata con un tifoso juventino napoletano. Ciao Sasi. Ma lo doveva sapere prima di dire di sì all'altare, l'ha saputo dopo, lo sapeva. Sempre tanti fan e tanta simpatia al nostro Antonello Greco, che ritroverò domani al mio fianco in sorrisi e palloni, certo. Dalle 19 in diretta su Capri Event, mentre martedì ritroverò sicuramente www.soccermagazine.it, probabilmente proprio Gennaro Arpaia. Che cosa ci ha insegnato il pareggio di oggi? Ci ha insegnato anche che si diventa grandi nella testa soprattutto, prima che nelle gambe, quindi l'importante è fare il salto di qualità prima nella mentalità e poi in quello che si vede in campo. Sottoscrivo. Mercoledì ritroverò invece Maria Grazia De Chiara di www.pianetazzurro.it. Cosa ci ha insegnato il pareggio? C'è bisogno di più maturità, di più cazzim, un termine ormai che prendo ormai come punto di riferimento. Dopo Mazzarri è la parola più nominata. Certo, giustamente, ma purtroppo è quello che serve. E poi soprattutto che ogni partita deve essere giocata come una finale. Non si deve pensare a lunga scadenza, bisogna valutare sul momento. Brava, c'è una cosa che come sto pensando. Non sento più parlare Mazzarri di partita dopo partita, sarà un caso. Alex Sacco, I am Naples, ci ritroveremo sicuramente domenica prossima allo stesso orario 18:30 per commentare con questo centrocampo. Genoa-Napoli, speriamo di commentare un risultato diverso da quello di oggi nella prestazione e ovviamente anche nei numeri. Però che cosa ci ha insegnato oggi la beffa nei minuti di recupero contro il Torino? Che rubo una frase di Vucevic in Bosco, partita finisce quando arbitro fischia. Quindi
Oggi Aronica questa frase non la sapeva, da oggi sicuramente il buon Salvatore se ne renderà conto. È saltato il capitolo, come si fa di solito, aveva poco tempo. Oggi lo chiameremo il buon distruttore, non il buon Salvatore. Ha rovinato quello che invece aveva consentito di aprire come danze il Matador Cavani col suo settimo centro, ma è ancora il vice capocannoniere perché in testa ci sono un grande Milito e uno straordinario faraone, El Shaarawy. Martedì ore 21 in diretta fino alle 22:30. A me non mi fai domanda cosa Napoli, calcio, live. Ti stavo prima facendo il marketing e poi Paolo D'Amato sarà al timone di questo speciale che poi diventerà un grande appuntamento di Capri Event il martedì sera in prima serata. Paolo D'Amato, ritroverò lui domenica prossima. Che cosa ci ha insegnato questo pareggio? E grazie per essere stato con noi. No, grazie a te, grazie ai telespettatori. Il pareggio ci ha insegnato che martedì vi dovete collegare su 4271 per seguire il Napoli Calcio Live. E dove lì parleremo anche insieme a voi, che potrete interagire tramite la diretta telefonica, parleremo appunto di questo pareggio, sconfitta del Napoli, e affronteremo anche quella che è la gara. Non ce lo puoi dire, secondo te, perché cosa ci ha insegnato? Questo. Allora martedì ti guarderò, così la prima cosa che devi dire è questo. Ma martedì partiamo con il format definitivo, Napoli Calcio Life, versione definitiva, gli speciali sono finiti. E allora in bocca al lupo, ti seguiremo sicuramente, ti seguiranno anche gli amici da casa, io vi saluto, vi ringrazio, buonanotte, buon proseguimento di serata. In replica, a partire da mezzanotte, in loop, ricordo anche con l'interessantissimo pezzo dall'esterno dello Stadio San Paolo, tra la curva B e la tribuna Posillipo, con il nostro guerriero Nello Dierna. Da parte di Bruno Gaiba, buon proseguimento. Seguimento di domenica e speriamo ovviamente domenica prossima di ritornare ad una vittoria. Buonanotte o buona serata se ci state guardando in diretta, buona serata se ci state guardando in replica, buonanotte a tutti, ciao!